Buongiorno a tutte e a tutti, intanto salutiamo con piacere questa iniziativa che da un lato sfrutta la straordinaria opportunità di utilizzo di piattaforme che consentirà alle relatrici di intervenire a distanza e a tutte le persone interessate di seguirci sul sito di Collettiva e che nel contempo prova a riaprire qualche insomma, incontro in presenza, seppur ristretta nelle giuste cautele imposte ancora dalla situazione sanitaria. Potremmo un po' dire che le modalità di fruizione di questa iniziativa sono la metafora delle opportunità straordinarie che la tecnologia offre e che però non possono mai prescindere dalla nostra dimensione assolutamente umana. Noi sappiamo che questi mesi lunghissimi, un anno e mezzo quasi, di pandemia hanno comportato uno stravolgimento oltre che produttivo e sociale anche emotivo, ma nello stesso tempo, dal nostro punto di vista, hanno svolto la funzione di straordinario evidenziatore di disparità e diseguaglianze sociali che erano presenti prima della pandemia, sia a livello globale che nel nostro paese. Frutto della grave crisi economica che è riveniente dalla situazione pandemica è il piano europeo noto come Next Generation EU, che è un imponente stanziamento di risorse all'incirca 2.000 miliardi, finalizzate a un ridisegno di un modello produttivo e quindi anche sociale europeo. E proprio perché oggi siamo nella fase iniziale, almeno nel nostro paese, di impiego dei fondi stanziati dal Recovery Fund, che destina circa 191 miliardi all'Italia, con l'aggiunta di 30 miliardi autofinanziati e 13 dal programma React-EU, quindi insomma circa 235 miliardi, noi abbiamo avuto così l'idea di provare ad analizzare anche da un punto di vista per l'appunto di genere il disegno e l'attuazione dei piani di riconversione produttiva, sociale, il disegno dei luoghi e quant'altro. Noi sappiamo che i finanziamenti di cui stiamo parlando sono frutto di una straordinaria operazione obbligazionaria, la prima messa in campo in realtà dall'Unione Europea, e proprio perché appunto dovrebbe, nelle nostre anche intenzioni, consentire un ridisegno del sistema paese che parte dall'infrastrutturazione materiale e immateriale e che indica nella digitalizzazione dei processi uno degli elementi abilitanti delle trasformazioni, necessita a nostro avviso di una disamina che non tenga, non abbia una posizione diciamo così neutra dal punto di vista del genere. Perché se parliamo di un ridisegno complessivo del modello di sviluppo, abbiamo bisogno di una ricognizione vera dei bisogni delle persone e abbiamo bisogno di una partecipazione di tutti gli attori coinvolti, ivi compresi ovviamente i territori, nella ridisegno e ricostruzione dei luoghi, cittadine e cittadini e ovviamente parti sociali e quindi il sindacato. Quindi noi leggendo proprio le scelte allocative delle risorse del piano, abbiamo deciso di avviare questa riflessione che in realtà è diciamo, frutto di elaborazioni molto lunghe che non nascono appunto in fase pandemica e abbiamo pensato di porre al centro le politiche di genere nella loro dimensione più ampia. Questo perché, come un po' abbiamo scritto nel titolo di questa iniziativa, in maniera anche un po' ironica, ma non tanto, le declinazioni del PNRR, quindi la concretizzazione vera dei progetti sostenuti da questa notevole quantità di finanziamenti, non può essere priva di genere, o meglio, non può essere di genere. Ciascuna missione prevista nel PNRR, quindi dalla transizione digitale alla mobilità, dall'istruzione alla formazione, al rinforzamento forse della sanità, devono essere declinate in modo non neutro e come proveremo a dire oggi, è per noi trasversalmente ineludibile inserire la questione femminile in tutte le agende. Questo ci sembra un obiettivo coerente e necessario anche al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Di certo è imprescindibile
rispetto a una modifica seria del modello di sviluppo e di società diseguale che, ahimè, conosciamo bene. I dati sull'occupazione femminile, le stime direi inoppugnabili sul prezzo pagato prevalentemente dalle donne in questi ultimi due difficili anni di pandemia, l'ultimo dato che ci dice che nonostante il blocco dei licenziamenti si sono persi nel 2020 444.000 posti di lavoro, 312.000 riguardavano occupazione femminile, la certificazione del divario di genere che vede l'Italia al 66° posto tra i 153 paesi monitorati, obbligano a nostro avviso a ripensare l'approccio complessivo alla costruzione di modelli sociali, ma anche ai modelli di ricerca, produttivi, al ridisegno dei luoghi che coinvolga le donne nella fase di progettazione. Nel quadro diciamo generale del PNRR, come abbiamo visto, la transizione digitale sembra essere l'elemento centrale del piano, quello che attraversa tutte le missioni e diciamo così considera la tecnologia digitale un fattore fortemente abilitante di tutte le trasformazioni. In generale però noi sappiamo che siamo di fronte a un imponente salto tecnologico già in atto in fase prepandemica, che non può pensare di trasformare solo i settori produttivi e erogazioni di servizio, ma in realtà modifica lo stesso modo di svolgere attività lavorativa e modifica gli assetti sociali. Un processo imponente, massivo, prepotente, accelerato dalla crisi, ovviamente, che influenza le condizioni delle persone, influenza la loro vita, i luoghi, il modo di abitarle, la forma di comunicazione, i consumi, anche l'agibilità democratica, diciamo così, tutto il tema insomma della profilazione delle piattaforme, della conferma dei bias cognitivi, insomma questioni che abbiamo negli anni e negli ultimi mesi soprattutto affrontato in maniera abbastanza dettagliata. Insomma, una trasformazione che, come tutte le trasformazioni tecnologiche, a nostra opinione va governata e indirizzata sulla base di un progetto politico che deve declinarsi in un'ottica di inclusività, diffusione di benefici a favore di tutta l'umanità. Questo è il leitmotiv, secondo noi, che dovrebbe informare di sé tutti i progetti di utilizzo dei fondi europei, in primis, in generale, insomma, i progetti di ridisegno e di immaginazione e pensiero di una società diversa. Quindi oggi, andiamo al dunque, l'appuntamento si avvale del contributo prezioso di molte studiose e professioniste che intanto ringraziamo per la loro disponibilità, e prova a porre l'accento su come la diffusione proprio delle tecnologie possa e debba trasformare gli equilibri a favore della riduzione delle asimmetrie, delle differenze, delle diseguaglianze tra luoghi, tra persone e tra generi. La diffusione di questi strumenti digitali, con tutti i rischi insiti nella loro pervasività e le opportunità che offrono, necessitano appunto di un indirizzo che parta dal riconoscimento di bisogni diversi, dalla volontà di dare a questi bisogni una risposta positiva e dalla esigenza che deve essere riconosciuta di impedirne i possibili effetti discriminatori. Queste tecnologie necessitano, a nostro avviso, di una trasparenza nei meccanismi di implementazione tecnologica che noi, diciamo così, racchiudiamo in una nostra rivendicazione antecedente di molto alla crisi pandemica, che riassumiamo con contrattare l'algoritmo. Non è un tema solamente sindacale, cioè contrattare come si implementa la tecnologia, secondo noi è un diritto di cittadinanza che vogliamo esprimere a tutti i livelli. E questo perché la tecnologia non è neutra. Le decisioni che sono assunte con l'ausilio di strumenti tecnologici, ad esempio tutti i meccanismi di intelligenza artificiale, non sono apoliticamente corrette. E quindi chi programma gli algoritmi, chi nutre le macchine con il loro unico e necessario alimento, cioè i dati, può produrre consapevolmente, ma anche inconsapevolmente, discriminazione. Le due ricercatrici che sono state licenziate da Google recentemente studiavano appunto la discriminazione insita nei programmi di riconoscimento vocale della grande Big Tech, studi che seguivano analoghi studi sulla discriminazione di genere e di razza insite nei programmi di riconoscimento facciale, sempre implementati da grandi piattaforme. Nel descrivere questi episodi di possibile discriminazione, anche nel manuale collettivo che recentemente la CGIL ha pubblicato esattamente sull'intelligenza artificiale, abbiamo intitolato il paragrafo "L'algoritmo maleducato", perché appunto le macchine apprendono ed è del tutto umana l'attività che è sottesa alla formazione della macchina.
elementi quindi secondo noi non marginali, specie di fronte alla massiva diffusione di strumenti di questa natura, che vengono previsti come agevolatori tecnici a decisioni umane, anche nel campo della pubblica amministrazione, anche nel campo della sanità, anche nel campo, ad esempio, della indicazione di quale organico sia necessario in campo di istruzione, in campo per l'appunto di pubblici servizi. Quindi, siccome sempre di più ci si affiderà a soluzioni quantomeno ibride, cui si vedrà la presenza umana, ma il supporto decisorio da parte della tecnologia, noi abbiamo idea che bisognerà intervenire immediatamente affinché non si pensi e non si, diciamo così, diffonda questa narrazione per la quale ciò che è deciso sulla base di strumenti tecnici è neutro e quindi giusto di per sé. Pensiamo che in generale il mondo delle nuove tecnologie del digitale è nato proprio sulla retorica dell'egualitarismo, no? Della libertà, e in realtà perpetra modelli maschilisti, sia perché la maggior parte dei programmatori e sviluppatori tendenzialmente è maschio, ma anche perché molti imprenditori del settore sono maschi e la ricerca, ahimè, è spesso privata e dunque finalizzata ad obiettivi non necessariamente in grado di rispondere alle necessità diverse degli attori sociali. Ecco, noi non possiamo permettere che in questo campo non vi sia un sostanziale cambio di prospettiva. Quindi la ricerca può essere priva di genere, la medicina può non tener conto del genere, i piani di ridisegno dei luoghi, i cosiddetti smart land o le smart city, davvero prevedono cittadini neutri o sono disegnati su maschi bianchi? Allora, io non credo che dovremmo dilungare troppo su questi assunti, perché in questi anni, anche in termini formativi interni, abbiamo affrontato il tema della discriminazione insita nell'algoritmo, è proprio per questo che, convinte come siamo che spetti alle parti sociali, tra questo sindacato, il compito di indicare e anche chiedere, pretendere un processo di trasformazione partecipato ed inclusivo, possiamo ritenere la giornata di oggi la somma di numerose iniziative di studio, di analisi, di proposta che in questi anni abbiamo effettuato sui temi della digitalizzazione. È anche un momento di avvio di un confronto che necessariamente dovrà essere sempre più aperto a contributi multidisciplinari per contribuire a affrontare un approccio che sia insieme olistico e specialistico, perché le implicazioni delle applicazioni digitali sono innumerevoli e le tecnologie avranno ed hanno un impatto fortissimo sui modelli sociali. Così con Susanna Camusso, che concluderà i nostri lavori, abbiamo pensato di organizzare questa giornata dividendola in tre panel: digitale al femminile, lo spazio non è neutro e la tecnologia contro la violenza. Vado ora ad introdurre, diciamo così, i diversi panel e le nostre relatrici. Il primo panel, appunto, digitale al femminile, vuole attestarsi proprio sulla presenza femminile nella ricerca, nell'impresa, nella programmazione delle nuove soluzioni tecnologiche. Si può accettare che la ricerca sia declinata solo prevalentemente al maschile? E quanto è importante la presenza femminile nel mondo della tecnologia come leva per ridurre il divario di genere? Quali sono i pregiudizi di genere con cui si fornisce materiale per il machine learning? Ecco, di questi temi vogliamo parlare con Gabriella Campanile, che è cofondatrice della community Donne 4.0, che ce lo illustrerà meglio lei, però si pone come obiettivo di abbattere il gender gap e avvicinare le donne alle tecnologie che stanno per l'appunto trasformando il mondo. Con Emanuela Griglie, giornalista e coautrice insieme a Guido Romeo del libro Per soli uomini, in cui si affronta la questione della disparità di genere che per l'appunto provoca danni alla scienza, nei più svariati campi, in medicina, industria, ma anche astronomia, design. In generale provoca danni alla società tutta, per l'appunto, e alla professoressa Marzia Vaccari, che è docente di media digitali e genere all'Università di Bologna, analista e progettista di sistemi informativi, che dal 1993 si occupa del rapporto tra donne e ICT da diversi punti di vista. Quindi si occupa proprio del rapporto tra donne e informatica, della diffusione delle tecnologie della comunicazione sostenibile e anche, diciamo così, della teoria critica femminista delle ICT. Quindi io, ringraziandomi intanto per la presenza, inizierei dando la parola su questi temi per l'appunto a Gabriella Campanile, che saluto, e silenzio per intanto il mio microfono per consentire a voi di essere meglio ascoltate. Grazie. Grazie Sala Santi per questo invito, grazie alla segretaria Susanna Camusso, per me è veramente un piacere essere qua, è un po' come un ritorno a casa, visto e considerato che
Molti anni fa ho collaborato proprio col mondo CGIL, quindi per me è un vero piacere. Oggi ovviamente sono qua in qualità di co-founder della Community Donne 4.0 che vado a presentarvi. E per far questo io vorrei condividere queste slide in modo tale che magari possiamo fare un ragionamento, una riflessione, anche potendo vedere alcuni dati che vi presenterò. Allora, innanzitutto vi dico appunto chi siamo, no? Questa community Donne 4.0 che nasce prima della pandemia, perché nasce nel settembre del 2019 insieme a Daria Majidi, che è l'altra founder della community, e attraverso il suo libro Donne 4.0, che ha avuto molto successo, in cui appunto Daria parlava in qualità di donna, diciamo, tecnologica, e parlava anche della sua esperienza professionale e personale. A tutto questo, ovviamente, si è aggiunto un'analisi poi di quella che era la situazione femminile in relazione al mondo delle tecnologie, e lì ci siamo resi conto veramente del gap esistente, molto, molto forte, molto importante. Sostanzialmente, le donne non erano nel mondo dell'industria tecnologica. Da lì nasce l'idea appunto di creare una community. Nasce quindi il 14 settembre del 2019 in una diciamo sessione nella nostra Livorno dove abbiamo coinvolto molte donne che sono venute, devo dire, da tutta Italia. Oggi questa community conta circa 60 ambassador che provengono da tutta Italia e tra i nostri ambassador ci sono anche degli uomini. Il nostro scopo è quello di accorciare la chiusura del divario di genere, portando le donne ad avvicinarsi sempre più alle tecnologie e al mondo del digitale. Ripeto, i dati sono sconfortanti, ci dicono sostanzialmente che le donne sostanzialmente non ci sono, ecco, non ci sono. Quindi tutto quello che dicevamo anche nell'avvio di questa importante sessione. Lo confermiamo, esistono, non ci sono donne nella programmazione, gli algoritmi, i famosi algoritmi che condizionano e condizioneranno sempre di più la nostra vita professionale e personale, non sono assolutamente neutri, le donne non ci sono, quindi dobbiamo fare qualcosa affinché le donne possano essere anche lì. Beh, parto subito con la questione del gender gap. Il gender gap che viene, diciamo, misurato, come ben sappiamo, ogni anno dal World Economy Forum con i suoi report, ci dicono sostanzialmente che ancora moltissimo c'è da fare nel nostro sistema paese. E come ben sappiamo, e chi magari già vede, no, i report del Global Gender Gap, viene fuori sempre questo dato assolutamente importante, che è l'indicatore economico. In Italia abbiamo poche donne occupate. Ricordiamo, che ovviamente la pandemia ha marginalizzato ulteriormente le donne dal mercato del lavoro. Oggi siamo al di sotto del 50% di donne occupate a fronte del 62% della media europea. E la cosa però che ci preoccupa ancora di più è che il World Economic Forum ci dice addirittura che ci vorranno 135 anni per chiudere questo gender gap e 267 per eliminare le disuguaglianze di genere. Ecco, allora, noi vogliamo con la nostra realtà, con la nostra community, dare un contributo affinché si possa accorciare questo tempo per chiudere il divario di genere. Sappiamo che, e questo è stato già ampiamente anche detto nella relazione di avvio, che la crescita e la modernizzazione del nostro paese passa necessariamente dalla digitalizzazione. La crescita economica quindi richiederà sempre più che i nostri processi produttivi, i nostri servizi siano in qualche modo trasformati dal punto di vista tecnologico e digitale. Questa trasformazione sicuramente cambia, diciamo, anche la morfologia dei lavori presenti e quelli futuri. Sicuramente la componente digitale e tecnologica sarà pervasiva in qualsiasi tipologia di lavoro. E sappiamo bene, questo ormai molti studi ce lo dicono,
Il 60% dei lavori del futuro oggi ancora non esistono. Quindi abbiamo la necessità assolutamente di, come dire, colmare un divario fra mondo del lavoro e competenze assolutamente importanti del nostro paese. Quindi la tecnologia trasforma il mondo del lavoro e sempre il World Economic Forum nel suo report sul Future Job of Report ci dice sostanzialmente che sono 85 milioni i posti di lavoro che verranno assolutamente sostituiti dai famosi algoritmi. Però ecco, la notizia positiva è che altrettanti, se non di più, verranno creati. Proprio per effetto dei processi di automazione, proprio per l'effetto dei processi di trasformazione tecnologica. Se però andiamo a vedere quelle che sono le professioni in crescita, noi vediamo di nuovo che le professioni in crescita sono le professioni in campo tecnologico. Quindi saranno sempre più richiesti esperti di intelligenza artificiale, programmatori, ingegneri, esperti nei processi di trasformazione tecnologica. Quando noi andiamo a vedere all'interno anche di questo grafico quelle che sono le professioni che sono in decrescita, vediamo come di nuovo le donne possono essere colpite, perché sì, vedete, i primi, diciamo, le professioni che saranno maggiormente colpite dal processo di automazione sono proprio quelle in cui c'è una presenza femminile, professioni nella quale c'è una presenza femminile molto forte, che è le professioni nel campo amministrativo. Quindi gli operatori, dei ruoli amministrativi, delle paghe, dei contributi. Loro verranno in qualche modo, come dire, spazzati da questo processo di automazione. La questione è che ci sono poche donne per i lavori del futuro. Quindi, se questo è lo scenario in cui siamo già, diciamo, presenti, ma che andrà comunque ad accelerare anche nei prossimi anni, vediamo sostanzialmente che ad oggi le donne non ci sono. E dagli studi anche europei ci risulta che soltanto il 17% delle donne sono specialiste nel mondo high-tech, quindi nell'industria tecnologica. Capite bene che ha una presenza veramente esigua rispetto ad un settore che avrà una crescita esponenziale assolutamente importante. E l'altro dato su cui anche poi mi vorrei soffermare con voi in questa riflessione è che ci sono ancora poco le donne con lauree, con percorsi formativi STEM. Quindi ci sono poche ancora le donne che approcciano a percorsi formativi universitari nel campo delle discipline STEM e nel campo quindi dell'high-tech. Quindi capite bene che alla base di questi dati, c'è anche una questione culturale importante su cui dover lavorare. Sono presenti ancora degli stereotipi molto forti nella nostra cultura che fanno sì che le donne non si avvicinino prima alla formazione STEM e tecnologica e dall'altra poi anche alle professioni. Nel campo delle tecnologie. Secondo i dati della Commissione europea, ci risulta sostanzialmente che quando noi andiamo invece a parlare di parità di genere digitale, ecco, l'Italia risulta veramente tra gli ultimi posti. Cosa vuol dire? Noi sappiamo che, ora qui faccio più un discorso in generale, uscendo anche dalla questione di genere, che anche i rapporti DESI dell'Unione Europea ci dicono sostanzialmente che l'Italia ha un bassissimo livello di competenze in campo tecnologico e digitale, proprio quelle di base. Se poi analizziamo questi dati dal punto di vista di genere, quindi dal punto di vista femminile, vediamo che questa percentuale scende ulteriormente. Noi sostanzialmente, in merito alla parità di genere digitale, risultiamo
ben al di sotto della media europea. Quindi le donne, soltanto il 38%, pensate, soltanto il 38% delle donne hanno delle competenze digitali di base. Quindi questo è un dato estremamente preoccupante perché è quello che poi ci fa capire della difficoltà non solo di avvicinare le donne al mondo del lavoro tecnologico, ma anche di, come dire, garantire quello che è un diritto sacro santo che è quello appunto della cittadinanza attiva, no? Se andiamo a vedere poi le donne dove sono occupate, quando sono occupate, quindi quando lavorano, vediamo che la presenza femminile nel mondo dell'high tech è veramente molto molto esiguo. E vediamo sostanzialmente che su 8 cluster che qui vi vado a presentare di professioni, la presenza femminile è soltanto in 2. Quindi quello della produzione e contenuti, che è sostanzialmente l'area, diciamo, della comunicazione, persone e cultura. Cosa vuol dire? Le donne sono presenti in contesti professionali che mediamente sono sempre stati più vicini al mondo femminile. Quando parliamo di cloud computing, ingegneria, intelligenza artificiale, vediamo che le donne non ci sono. L'altro dato assolutamente importante, ripeto, è quello relativo alla formazione delle donne, delle giovani donne. Le giovani donne ancora non approcciano a percorsi formativi universitari nell'area STEM. Ancora presente è alta la percentuale di donne che approcciano a percorsi formativi universitari dell'area umanistica. Ecco, questo è un altro segnale assolutamente importante che ci dice che sostanzialmente dobbiamo far qualcosa a partire già anche dalle scuole primarie. Sappiamo purtroppo che anche all'interno della scuola talvolta si disincentivano le ragazze ad intraprendere percorsi di studi STEM, perché appunto considerati proprio maschili. Quindi c'è una questione culturale alla base, un retaggio culturale molto forte che deve assolutamente essere scardinato. Abbiamo detto quindi che l'industria tecnologica è quella crescente, quindi a prescindere da quello che noi dovremmo in qualche modo subire dalle trasformazioni tecnologiche che devo dire il Covid ha accelerato in modo esponenziale. Il digital mismatch, che sostanzialmente è diciamo, la non rispondenza, il divario che c'è tra la richiesta di competenze e l'offerta nel mercato del lavoro, è ancora più evidente proprio in questo periodo storico, proprio perché i processi produttivi in qualche modo hanno richiesto dei processi di trasformazione tecnologica e digitale, ma non abbiamo avuto una rispondenza di competenze importanti da poter appunto impiegare. Quindi c'è una richiesta di lavoro che va inevasa. E questo è assolutamente un problema importantissimo al quale dobbiamo dare delle risposte. E come superarlo? Soprattutto in relazione alle donne. Abbiamo visto che le donne sono quelle che stanno ancora più indietro in merito al mondo tecnologico e digitale. Quindi è necessario garantire l'accesso a servizi di upskilling e reskilling nel mondo aziendale, garantire attraverso politiche pubbliche, attraverso quindi il coordinamento di più azioni che possono effettivamente fornire a tutte le donne la possibilità di accedere a questi servizi per poter mantenere anche e poter crescere nel mondo del lavoro. Anche se sappiamo che questo non è sufficiente, perché non si riduce tutto ad una acquisizione di competenze tecniche digitali o tecnologiche. Per poter, diciamo, dare una risposta anche a questo digital mismatch, è necessario anche dotarsi anche di un nuovo mindset, quello che noi chiamiamo mindset digitale. Un mindset digitale che vuol dire sostanzialmente cambiare approccio al lavoro.
Oggi il lavoro richiede un pensare, non solo lavorare per obiettivi, ma un pensare per obiettivi, un pensare a trovare soluzioni attraverso, per esempio, le tecnologie e le piattaforme. Vuol dire a tirar fuori quella curiosità necessaria, imprescindibile nei confronti delle tecnologie. Quindi cambia sostanzialmente l'approccio al lavoro. L'altra questione, l'altro binario assolutamente importante per dare una risposta e quindi chiudere questo divario tra richiesta e offerta è appunto quello di incentivare le giovani donne fin dalle scuole primarie affinché possano approcciare alle discipline STEM e alle professioni tech. In questo modo noi effettivamente riusciremo a dare una risposta anche in futuro, visto e considerato, l'abbiamo detto, il 60% delle professioni del futuro non ancora oggi non esistono. Quindi noi veramente dobbiamo fare uno sforzo che è anche uno sforzo culturale, assolutamente importante. Quindi concludo dicendo che, parlando appunto della community, che devo dire, qui vi preannuncio che la nostra community avrà una sua personalità giuridica, perché nel giro di pochi giorni noi ci trasformeremo anche in un'associazione. Noi vogliamo appunto che le donne siano protagoniste del futuro, siano protagoniste, sappiano in qualche modo diventare agenti veramente del cambiamento, e lo potranno essere non solo, diciamo, cercando di adeguarsi, no, a questi processi di trasformazione digitale, ma come dicevamo anche nella relazione di apertura. Diventerà importante quindi non solo garantire l'accesso alle tecnologie, ma coinvolgere le donne affinché possano essere nella progettualità, cioè portare quell'elemento distintivo femminile, i valori delle donne all'interno proprio della progettazione, all'interno della progettazione delle piattaforme, all'interno dell'intelligenza artificiale, i famosi algoritmi. Gli algoritmi, è vero, non sono neutri. E noi vediamo quanto gli algoritmi oggi sono portatori di bias. Abbiamo necessità che le donne siano lì, perché ricordiamoci che gli algoritmi, che sembrano qualcosa di estremamente distante da noi, in realtà sono già presenti nella nostra vita personale e professionale. Quotidianamente noi abbiamo a che fare con gli algoritmi. E ricordiamoci che gli algoritmi ci possono indurre a mettere in campo delle azioni che possono essere non in ottica inclusiva. L'altro pilastro è l'istruzione e la formazione, quindi lavoriamo affinché le giovani donne possano approcciare a quelle che sono effettivamente, potranno essere le professioni del futuro, quindi professioni tecnologiche e digitali, ma le professioni anche in ambito scientifico. Vogliamo poi che le donne sviluppino percorsi di carriera, soprattutto anche nell'industria tecnologica, perché l'industria tecnologica ha anche una connotazione maschile ancora più evidente. Quindi consentire alle donne, quelle poche donne anche che sono nel campo dell'industria tecnologica, di poter fare un percorso di crescita e di carriera, ma vogliamo che le donne entrino in quella che è, diciamo, la sala dei bottoni, no? Quindi vogliamo in qualche modo, come community, ci impegniamo affinché si possa, come dire, attivare questo processo virtuoso che porti le donne a essere nei luoghi che contano, nei luoghi decisionali, quindi sviluppare anche la loro rappresentanza in campo politico e economico. Ultimo pilastro è quello relativo appunto all'imprenditorialità. Cambia l'approccio al lavoro, il lavoro cambia e vogliamo anche far sì che le donne siano presenti e siano incentivate anche a sviluppare appunto un'imprenditorialità, un'impresa innovativa e tecnologica. Devo dire, io a livello personale, insomma, insieme a Daria Magidi, nella società che è Daxo Group, stiamo portando avanti un lavoro di reskilling e upskilling nei confronti delle donne, attraverso azioni di empowerment. Devo dire, abbiamo incontrato in 3 anni 600 donne per fare questa propria operazione di avvicinare le donne nel mondo delle tecnologie e del digitale. Ci siamo resi conto di quanto ci sia necessità di fare tutto questo, e questo veramente l'abbiamo toccato con mano, con donne che sono già anche occupate, quindi non solo donne,
che devono approcciare o inserirsi nel mondo del lavoro. Io vi ringrazio, ringrazio di nuovo per questo invito. Questo è il nostro sito. Chi vorrà eventualmente approfondire il nostro manifesto è presente appunto nel nostro sito donne4.it. Grazie, grazie a voi tutti. Ecco, grazie a lei. E abbiamo visto anche con queste illustrazioni tramite slide, diciamo, sostanziati in numeri, i concetti che insomma, abbiamo provato ad esprimere. Quindi abbiamo bisogno di donne che approcciano gli studi scientifici, abbiamo bisogno di donne che programmano, abbiamo bisogno di donne che fanno impresa. In un mondo però, e do la parola a Emanuela Crevier, per soli uomini, quindi insomma. Il lavoro da fare probabilmente parte proprio da un'analisi come quella che voi avete svolto nel libro così titolato. A lei. Buongiorno, buongiorno a tutte, grazie dell'invito. Sì, noi partiamo proprio da questo concetto. Io insieme al collega Guido Romeo, che abbiamo fatto questa ricerca, poi confluita in un libro che si intitola Per soli uomini, perché per soli uomini è disegnata la società in cui noi tutti viviamo. Si parte dall'idea che il dato sia neutro, ma nulla è più sbagliato. Il dato è un costrutto sociale, quindi come tale risente di tantissimi privilegi, pardon, di tantissimi pregiudizi, pregiudizi che sono ovunque, si riflettono in campi differenti e sostanziali nelle nostre vite. Noi parliamo ad esempio della salute, dove oggi con il Covid vediamo ancora di più come non è vero che ci sia una medicina uguale per tutti, che anche se si parla ormai da anni di medicina di genere, le differenze tra maschio e femmina ci sono, ma vengono ignorate e quasi sempre i dati che vengono raccolti sono quelli maschili che vengono spacciati come neutri. Proprio adesso stanno arrivando piogge di ricerche su come il Covid colpisca in modo differente le donne e gli uomini con sintomi differenti e anche i vaccini che per carità vanno fatti e i cui benefici superano sicuramente in percentuale i problemi, abbiamo visto che hanno effetti molto differenti sui maschi e femmine, che per le donne ci sono più problematiche legate appunto al ciclo ormonale, eccetera. Ma questa è una storia vecchia che noi riscontriamo nella medicina da tantissimi anni, anche se di medicina di genere si parla ormai da 30 anni, ancora noi utilizziamo delle molecole che sono state sperimentate e brevettate negli anni 90, quando le aziende farmaceutiche non erano tenute a sperimentare i farmaci anche sulle donne, non solo sulle donne, ma neanche sugli animali di sesso femminile. Questo perché? Perché le donne hanno un ciclo ormonale complesso e quindi una sperimentazione su di loro sarebbe stata molto più lunga, molto più costosa e il farmaco sarebbe entrato in commercio molto più tardi. Così ad oggi le donne hanno il 75% in più di subire degli effetti collaterali da un farmaco, che se ci fate caso è un numero assolutamente importante. Questo succede anche nella pratica medica più semplice, l'infarto come noi lo conosciamo, come ci raccontano i film, è il male al petto. Peccato che il male al petto sia solo nei maschi, nelle donne ha sintomi veramente differenti, spesso male al collo, male allo stomaco. E gli esempi sono tantissimi, esempi di come appunto la raccolta di dati non disgregati per genere porti le donne a dover vivere in un mondo, in una società che non è disegnata per loro, che è totalmente a taglia unica. Succede nella medicina dove appunto le conseguenze sono spesso di tragiche perché riguardano la vita, la morte, la salute, ma succede un po' a tutti i campi. Quello delle tecnologie, delle nuove tecnologie è particolarmente interessante. Questo perché? Perché quando noi parliamo di nuove tecnologie ci immaginiamo qualcosa di innovativo e assolutamente di vergine da un punto di vista dei bias, invece vediamo che le tecnologie sono rimaste agli anni 50, tecnologie che non sono, e questo ci tengo a sottolinearlo, lontane dalla nostra vita, perché ormai un algoritmo decide tantissime cose di noi, dalla possibilità di avere un mutuo in banca, dal fatto di poter avere una promozione o semplicemente di poter partecipare ad una selezione per un lavoro, perché se l'algoritmo che screma i candidati lo farà su un'ottica più maschile, comunque privilegiando delle caratteristiche maschile, è quasi, quasi scontato che le donne che potranno passare questo primo step saranno molte di meno per l'accesso a determinate cure, per ottenere una certa disponibilità della carta di credito. L'esempio recente di Apple è stato citatissimo perché Apple lancia la sua carta di credito, ma fa subito uno scivolone perché in una coppia in cui lei era
diciamo, quella con il reddito più alto, aveva un lavoro importante, viene dato automaticamente perché donne, quindi considerando il gap salariale, una disponibilità di spesa 20 volte più bassa di quella del marito. Questo è solo uno dei mille esempi di come la tecnologia sia infarcita di pregiudizi. Questo succede perché, come ha spiegato prima la collega, perfettamente, la tecnica del machine learning è come quella di un bambino che divora un sacco di dati e si fa su questi dati una sua conoscenza del mondo. Ma cosa sono questi dati? È sostanzialmente quello che si trova su internet, Wikipedia, i social, anche libri digitalizzati, documenti ufficiali, articoli di giornali. E quindi l'idea che si farà del mondo del maschile e del femminile rispecchia quella dei pregiudizi di tutti noi, non solo degli sviluppatori, però di quello che si trova su internet. Gli episodi, gli esempi sono tantissimi degli esperimenti che sono fatti, sia sulla lingua che sulle immagini. Il più famoso è quello che a BERT, il sistema di intelligenza artificiale di Google, veniva chiesto di completare alcune frasi e l'uomo è medico, la donna è automaticamente infermiera, l'uomo è programmatore, la donna e l'algoritmo diceva casalinga. Questo non perché l'algoritmo sia cattivo, ma perché l'algoritmo si nutre di quello che la nostra società, di quello che su internet si trova sul maschio e la femmina. Va peggio ancora sul riconoscimento visivo perché poche settimane fa al Meet di Boston è stato fatto un esperimento analogo ma sui volti. Quindi ti do un volto, tu lo devi completare, faccia maschile, fosse anche di Brad Pitt, giacca e cravatta, volto femminile, in questo caso l'avevano fatto mettendo quello della Ocasio-Cortez, quindi la più giovane deputata democratica americana, bikini rosso, perché questa è l'immagine del maschio e della femmina su internet. E ahimè, ed è tragica, anche perché insomma, siamo una società sempre più basata ormai totalmente sui dati, quindi se non correggiamo alla fonte questo problema, il problema crescerà in modo esponenziale. Altro esempio è quello degli assistenti vocali. Banalmente, quando nascono gli assistenti vocali, che hanno quasi tutti una voce femminile, non capiscono bene la voce femminile, ma soprattutto sono un po' maschilisti. A Siri puoi chiedere. Ovvio che sono state tutte corrette adesso nel tempo, però dove posso trovare il Viagra? E te lo dice, ma sono aiuto, sono stata stuprata, Siri ti rispondeva della prima versione, non so che cos'è lo stupro, non capisco. Problemi che hanno avuto delle conseguenze devastanti. A me piace fare questo parallelo con una tecnologia più antica, che è quella dei primi di microfoni, della radio, ma che mostra bene come questi problemi, questi bias, questi problemi tecnologici abbiano poi avuto un effetto duraturo proprio sul ruolo della donna. Quando la radio diventa popolare a inizio Novecento, i microfoni sono tarati per un fattore tecnologico sulle voci più basse, quindi sulle voci maschili. Quindi cosa succede? Le voci femminili in radio vengono malissimo. In generale, quando parlano dei microfoni sono molto acute e stridenti, cosa che viene liquidata come un problema biologico, un fallimento biologico femminile, non tecnologico. Quindi le donne vengono escluse dalla radio e in generale si arriva a dire le donne non sono fatte per parlare in pubblico. Ecco, questo stigma rimane anche nei giorni nostri. Ci sono varie ricerche, tra cui un'australiana fatta su giovani donne che ancora cercano di cambiarsi il tono della voce perché il tono femminile tipico, che quindi è più alto e più acuto, viene considerato come poco importante, come poco assertivo. La regina Elisabetta, ma anche Margaret Thatcher, hanno lavorato tantissimo sulla loro voce con dei vocal coach per renderla più bassa, per abbassarla di alcuni toni e quindi renderla più maschile. Hillary Clinton, quando fece la campagna elettorale, ci ricordiamo, ci sono varie ricerche su quante volte la sua voce fu criticata, stridula, fastidiosa, e purtroppo un presunto difetto, che in realtà è una caratteristica della voce femminile, arrivava poi anche ai contenuti. Quindi quello che diceva era talmente detto in modo fastidioso che veniva criticato anche quello. E questo è un esempio tipico di come una tecnologia disegnata nel modo sbagliato, disegnata per servire il maschio e quindi il modello maschile abbia poi delle influenze veramente pesanti sulla donna e sulla sua possibilità di avere
un lavoro, di avere un ruolo pubblico, di avere anche banalmente una vita più giusta per le sue esigenze, senza dimenticare che oggi si parla molto anche della violenza sulle donne fatta attraverso la tecnologia, perché purtroppo le donne hanno un'educazione tecnologica inferiore a quella degli uomini e molto spesso si devono affidare al compagno per, non so, il conto corrente online o semplicemente per settare il telefonino. E molto spesso, in alcuni casi, questa possibilità di controllare gli strumenti tecnologici, gli strumenti che ormai contengono tutta la nostra vita, pensiamo al cellulare, diventano presupposti per controllare, per soggiogare la compagna e quindi assolutamente uno strumento di violenza. Quindi l'importanza dell'accesso per le donne, per le ragazze all'educazione tecnologica è fondamentale anche in quest'ottica qui. Quello che noi, insomma, abbiamo cercato di fare con questa ricerca, veramente spaziando in tutti i campi, era proprio quello di voler mettere in luce come la società in cui viviamo, perché non si tratta solo di oggetti, e di oggetti ce ne sono tantissimi, perché facendo una breve ricognizione si va dai, lo sappiamo, i giubbotti antiproiettile, che se hai il segno non funzionano, i vari dispositivi di sicurezza che sono quasi tutti disegnati su un corpo maschile e poi fatti più piccoli per le donne, ma questo non li rende altrettanto sicuri, perché le donne non sono degli uomini in scala, hanno una conformazione molto differente ai pianoforti, ai telefoni cellulari, ecco perché sul fronte tecnologico non è solo il software, ma anche l'hardware che è disegnato pensando al maschio. Il cellulare più venduto, lo smartphone più venduto è fatto per una mano maschile. Per una donna farsi una fotografia con una mano sola, mandare con un messaggio con una mano sola è praticamente impossibile. E questo è veramente assurdo se si pensa che le donne sono le maggiori acquirenti di questo tipo di smartphone. Quindi hanno anche un potere forte da un punto di vista commerciale, perché ricordiamolo, poi a me piace sempre dirlo, che le donne sono il 51% della popolazione, quindi spesso diciamo le donne sono diverse, ma forse dovremmo dire gli uomini sono diversi, perché sono le donne ad essere la maggioranza. Ciò non toglie che continuiamo a vivere in un mondo, in una società disegnata sugli uomini, in cui le donne devono veramente faticosamente adattarsi, devo dire, risultati anche brillanti se pensiamo al gap, se pensiamo all'handicap con cui partono e con cui riescono comunque a fare delle cose. Il dato, e qui concludo, che noi citiamo quasi poi in ogni sezione del libro, che per me è un po' il dato dei dati, quel famoso 75% del lavoro non pagato che le donne oggi ancora svolgono. E senza superare questo numero, poi è molto difficile anche superare tutti gli altri, perché è ovviamente fondamentale fare il discorso di più donne che lavorano nelle STEM, che studiano STEM, che si affermano e nella ricerca in queste professioni. Però in tutto alla base c'è sempre questo 75% che è pesantissimo e condiziona tantissimo la vita delle donne, perché comunque è un divario mostruoso rispetto a quello maschile. Io vi ringrazio. Grazie a lei. È decisamente interessante appunto l'analisi dei dati e del contesto. E, mi verrebbe da dire appunto un mondo a misura di uomo, ma uno sfruttamento tutto al femminile. E sulla base insomma delle ricognizioni che abbiamo fatto con i vostri interventi, io darei la parola alla professoressa Marzia Vaccari, per l'appunto, perché ci dica un po' anche il suo punto di vista da docente e da tecnica, insomma, da esperta di ICT sul tema, per l'appunto, di genere. Grazie, grazie. Cerco di condividere il mio schermo per farvi vedere i miei lucidi. Un attimo. Eccomi qua, li vedete? Sì, rivediamo. Molto bene. Eccomi. Io intanto ringrazio dell'invito, ringrazio anche di questa iniziativa perché è molto, molto importante. E
anche questa declinazione proposte possibili è molto importante per me. Infatti il mio intervento cercherà un attimo di andare su delle concretezze. Ringrazio anche chi mi ha preceduto perché ha assolutamente messo a fuoco i due corni del problema del rapporto fra donne e tecnologie. Il corno appunto della poca numerosità rispetto a tutto il filone degli skills e giustamente tutto il problema dei dati. Io cercherò appunto innanzitutto di farvi vedere che l'informatica, ormai tanti studi attorno diciamo a questi artefatti fanno emergere che la parte diciamo sorgiva, nativa dell'informatica è un'invenzione di genere. Cercherò anche di farvi vedere come il lavoro digitale ha un problema di genere enorme. Guarderemo un attimo il BIAS, ma Grillier ha molto dettagliato già tanti tipi di bias. Il bias che io vi propongo alla vostra attenzione è un bias invece sui suggerimenti dei motori di ricerca, perché è in questo ambito che io lavoro da tanti anni e cercherò, e qui vengo appunto all'ultimo punto che è propositivo, di farvi vedere che è possibile un altro genere di tecnologia, un altro genere anche di motori di ricerca, e vi presento appunto in finale due possibilità. L'invenzione. Io con questo lucido voglio proprio farvi vedere come in un elenco di inventori che andando in rete, cercando, ci sono degli elenchi dettagliatissimi, uno dei più completi presenta 190 nomi e le donne sono 5, dalla famosa Ada Byron alla Hopper, a questa Holberton che fa parte del gruppo delle pioniere che hanno programmato il primo computer che è l'ENIAC, poi abbiamo la Spark che è diciamo alla base dei motori di ricerca e poi abbiamo un'altra signora molto importante rispetto all'invenzione del processore per i cellulari. A parte questi nomi, appunto, sembra che le donne non esistono. Vi faccio notare che il motore di ricerca, quando digitiamo Holberton, questo nome me lo declina in italiano come programmatore, quando in realtà è una programmatrice. E il dato proprio che vi voglio presentare è il fatto che le pioniere, assieme alla Hopper, si sono inventate un elemento, una parte del sistema operativo che si chiama compilatori o interpreti, cioè che traducono in 0 e 1 in appunto le modalità con cui il digitale opera, è stato inventato da loro. Per cui questo è un dato che spessissimo nella narrazione della storia dell'informatica non emerge, come non emerge il fatto che in quegli anni, negli anni attorno al 40-60 fino agli anni 70, erano le donne le più impiegate nella nascente industria della produzione del software. Tant'è che quella che vedete è una pagina della rivista Cosmopolitan, dove appunto, come dico nel lucido, si applaude alle 20.000 programmatrici statunitense e qui vediamo anche l'immagine di questa signora che era una sistemista dell'IBM. Cosa è successo in quegli anni 70-80?
con l'avanzare dell'importanza dell'industria della produzione del software, le donne vengono completamente estromesse da una cultura di tipo appunto maschilista, come diceva Grillier, e questa cultura arriva proprio anche nella parte, diciamo, formativa, perché vengono disincentivate le ragazze a iscriversi o a approcciarsi a questo genere di nuova disciplina, perché anche proprio nelle mura domestiche i primi computer, i primi personal computer vengono acquistati per il ragazzo, per il figlio maschio, per cui quando questi adolescenti si iscrivono ai vari college sono già più avvantaggiati rispetto alle loro compagne, alle ragazze. E qui che comincia appunto questo grande mascheramento, mascheramento che vi faccio vedere con queste due foto, per me molto molto significative. Cioè all'inizio erano le donne che dentro a questi centri di calcolo manovravano, vedete tutti questi cavi, manovravano i primi, questa proto programmazione era nelle mani di questi gesti femminili che spostavano queste migliaia e migliaia di cavi. Da questa scena all'altra, che è molto significativa, perché l'altra è una fotografia che descrive una, diciamo, configurazione del lavoro odierno che si chiama le click farm o fabbriche del click. Stanno emergendo da studi proprio sull'organizzazione del lavoro, soprattutto in Asia, e nel back office, diciamo, dei grandi anche scandali di manipolazione delle, diciamo, dei follower dentro ai social, e stanno emergendo proprio delle piccole aziendine familiari dove con poco investimento tecnologico si creano queste forme dove emettendo appunto un umano che clicca, sta tutto il giorno a cliccare su questi telefonini per aumentare il numero di follower rispetto appunto o a un profilo o a una pagina. Questi click vengono venduti a degli intermediari o russi, spessissimo nei paesi dell'est, che a loro volta li rivendono appunto nei paesi occidentali, all'America, all'Inghilterra, noi, in modo tale da aumentare i follower. Per cui vedete, c'è, e qui concludo un po' questa parte, c'è un po' questa, questa forma del lavoro nascosto del digitale che segue comunque un andamento che ha inizio proprio con le grandi stanze dei computer umani, che vedete la prima foto, le donne che programmavano spostando i cavi nei cassoni dell'ENIAC, per arrivare a questi anni 70 con proprio la formazione di una modalità dove è l'uomo, che è l'ingegnere di turno, che comanda l'operatrice di sesso femminile nei grandi centri di calcolo, per arrivare a oggi con queste operatrici delle click farm. Questa deriva, o meglio questa modalità che non è mai cambiata, che come diceva anche Grillier è ferma agli anni 50, maschera anche tutto quello che è la produzione di intelligenza artificiale. Cioè ormai è noto, da un lato il lavoro gratuito che noi svolgiamo per le piattaforme di intelligenza artificiale, quando una piattaforma ci chiede con i CAPTCHA di riconoscere le foto, immediatamente queste fotografie vengono taggate gratuitamente e l'intelligenza artificiale le utilizza poi per il riconoscimento facciale.
ma tutta la moderazione dei contenuti e tutto il lavoro, precario, temporaneo, non tutelato delle piattaforme che fanno incontrare l'offerta e la domanda di lavoro digitale come Turk, dove appunto migliaia e migliaia di lavoratori con la parcellizzazione, con il micro lavoro, vendono porzioni di lavoro di tipo estremamente di missione di dati per insegnare alle intelligenze artificiali, che, come dico qui, appunto si fondano su questa analisi predittiva e appunto provano, riprovano proprio per dare da un lato espressioni di intelligenza, ma dall'altro è un'intelligenza che nei fatti e nelle operatività per ora è molto manuale. Io ci tengo a smascherare un attimo anche questa retorica, questa mistificazione, tant'è che, l'ha già detto anche negli interventi precedenti, anche un'intelligenza come BERT, che è l'estrinsecazione all'interno del motore di ricerca, ma anche di tutte le offerte di artefatti tecnologici di Google, si fonda su dei corpora di parole, in questo caso molto parole, testi e voci, conversazioni registrate della cultura dell'Occidente. E in questa cultura dell'Occidente l'algoritmo, che è di tipo sempre predittivo, parte dal fatto che le parole che ricorrono in contesti simili tendono ad avere significati simili. E la ripercorro molto velocemente, diventa proprio una comparazione. Come Parigi sta alla Francia, Tokyo, l'algoritmo deve predire una variabile nascosta, e Tokyo qual è la X che deve scoprire? Giappone. E così, continuando un po' con questa tecnica, nell'analizzare milioni e milioni di corpus, viene fuori che appunto l'uomo sta al re come la donna sta alla regina. Per analogia, l'uomo è il governatore e la donna... abbastanza libera. Non sento. Come? Non mi sentite più? Ah no, la sentiamo. È intervenuto qualcuno che aveva il microfono aperto. Ah, ok. E in queste analogie, in queste similitudini di cui appunto l'AI apprende un comportamento di tipo linguistico testuale, predice che appunto come l'uomo sta al governatore, la donna diventa la governante, la domestica. E proprio per tornare al nostro core, come l'uomo è un programmatore di computer, la donna è nel corpus di questi testi emerge che è il più delle volte una casalinga. Qui comincia un bias che non solo replica quello di un simbolico neutro, che poi lo vediamo meglio, e di tipo maschile, se non di tipo patriarcale, noi, dei femminismi, ma lo amplifica. E lo amplifica perché, e qui passiamo proprio un po' a artefatti che sono di uso quotidiano. L'AGCOM, la nostra agenzia, rileva dai suoi annuali report che un quarto dei millennials o non si informa o, se lo fa, utilizza solo un mezzo di informazione che è la rete, che è il web. E in questo modo rimette proprio la loro voglia di conoscere all'azione di algoritmi, tant'è che il 54%, vedete questa percentuale, delle fonti
suddivise fra algoritmiche e editoriali, è in capo ai social, ai motori di ricerca e poi ai vari aggregatori. Per cui emerge proprio che gli algoritmi sono diventati i nuovi intermediari fra noi e il mondo. E dietro a questi algoritmi, così veniamo diciamo anche a tutta quella che è l'economia estrattiva dei big data, all'economia delle piattaforme digitali che si fondono su questi sistemi di raccomandazioni. Diciamo, i più noti sono le proposte commerciali merceologiche di Amazon o dei prodotti cinematografici come Netflix. Ma i sistemi di raccomandazione da sempre, da quando ci sono i motori di ricerca, sono anche i suggerimenti alla ricerca. Per cui teniamo in mente un po' questa veste nuova o diciamo che si è palesata fin dall'inizio, di intermediari culturali in capo agli algoritmi che trasformano un intento commerciale e lo fanno diventare quasi un device epistemologico, cioè un device che è in grado di dire il vero, di dire l'oggettivo. E qui comincio con le mie, diciamo, da un lato proposte, ma anche col mio tentativo di dire che è possibile già da ora un altro tipo di tecnologia. Io prendo spunto appunto da questi suggerimenti alla ricerca che noi utilizziamo quando ci colleghiamo a Google e cominciamo a digitare una parola di ricerca, che ormai è utilizzato proprio per andare a riconoscere una sorta di inconscio tecnologico che, diciamo, per certi aspetti lo si può vedere in macro nei big data, ma noi ne possiamo avere contezza proprio quotidianamente quando prendiamo in mano o quando usiamo il cellulare o quando usiamo il computer. Se io prendo spunto e prendo una parola come donne e comincio a digitarla oggi, l'ho fatto ieri, vedete che immediatamente il suggerimento di Google, che si basa sulle ricerche precedenti, su quelle diciamo che la maggior parte della gente fa da un punto di vista anche di localizzazione geografica, e immediatamente mi dà giustamente Donna Room, perché fa parte come cognome della parola donne. Poi mi dà appunto altri riferimenti, ma nulla a che fare con fonti di informazioni che possono, diciamo, descrivere questa figura. Io nella mia attività sono appunto un analista, come diceva nell'introduzione, e ancora prima che nascesse Google ho tenuto vivo un po' questo ragionamento con un artefatto tecnologico che si chiama cercatrice di rete, che ha conosciuto anche dei momenti di diciamo visibilità, ma anche di investimenti attraverso progetti europei, poi i progetti sono finiti e oggi rimane, diciamo, un piccolo prototipo che io utilizzo proprio per portare avanti questo genere di svelamento. E quello che vedete alla vostra destra è questo piccolo motore, che è un motore di ricerca come Google, orientato però al genere, e i cui suggerimenti non derivano dai big data, ma derivano da liste terminologiche riprese da un thesaurus prodotto dai centri di documentazione delle donne. Per cui vedete che io appena digito la parola donna, immediatamente il suggerimento è d'altro tipo. Oppressione delle donne, lockdown delle donne, reti internazionali delle donne. Vedete che la comparazione immediatamente mi fa capire che c'è un altro modo di fare ricerca. Ecco.
Io vorrei, diciamo, approfondire e arrivare anche proprio a dire che noi spessissimo sottovalutiamo questi suggerimenti che diventano, ahimè, e purtroppo sessisti. Nel preparare i miei interventi io vado sempre a vedere, questo è uno screenshot di aprile del 2018, e mi sono accorta che digitando la frase le donne volevo scrivere sognano, ho incrociato questo suggerimento: le donne sognano di essere stuprate. Ecco, voi capite che in mano a un millennials questo tipo di immaginario, questo tipo di rappresentazione delle donne è veramente una forma di amplificazione. Del ritenere le donne subalterne, del ritenere addirittura in questo caso fautrici di ciò che gli può accadere nel caso di stupro. Ecco, questo suggerimento è stato tolto perché appunto ci sono i moderatori che hanno sicuramente tolto questo suggerimento, infatti. Però ci torniamo dopo, però vi voglio far vedere che questi tipi di suggerimenti, se andiamo a guardare altri motori, emergono ugualmente. Vi faccio solo vedere DuckDuckGo, che è un motore di ricerca molto utilizzato perché garantisce l'anonimato e la non tracciabilità dei nostri dati, garantisce la privacy. Vedete che scrivendo donne mi suggerisce di nuovo un qualcosa di pornografico, un qualcosa veramente tratto da un'aberrazione di immaginario maschilista. E vi volevo comunque tranquillizzare che quel suggerimento le donne che sognano di essere stuprate è stato tolto. Ieri io ho ridigitato questa ricerca. E vedete che non c'è più. Purtroppo, però, ho trovato in terza posizione le donne dovreste farle stancare solo a letto. Cioè, di nuovo, vedete come i suggerimenti sono un indice, sono una finestra in un inconscio tecnologico, in questo caso, che è assolutamente da contrastare, che è assolutamente da tanto far emergere. Ma anche da provvedere ad una loro decostruzione e ad una, diciamo, formulazione diversa. Io faccio sempre vedere anche una comparazione perché se io scrivo l'analoga frase con la parola uomini, il tenore dei suggerimenti è molto rispettoso e non c'è assolutamente incitazione alla violenza o alla mortificazione Recording in progress. di questo. Un attimo che mi chiede di continuare. Ok. Scusate, ma ecco. Com'è stata fatta questa cercatrice? Per andare un po' velocemente. E soprattutto nel capire come si poteva declinare delle proposte per dei finanziamenti in capo al recovery,
Ho pensato che una cosa molto importante potrebbe essere proprio quella di recuperare una funzione e un ruolo di intermediazione culturale in capo al sindacato, perché negli anni con cui noi abbiamo mantenuto questo motore di ricerca, eravamo molto consapevoli che questo algoritmo che abbiamo inventato e fungeva proprio da intermediazione, cioè che non è in competizione con Google. Guardate bene, cioè Google rimane un potentissimo motore con i suoi 900.000 server, assolutamente, ma è un'alternativa da un punto di vista di intermediazione. Cioè, se io sono una ragazza e voglio occuparmi ho dei problemi che riguardano la mia condizione di donna, se so che con un'app posso anche cercare in un'altra maniera, è già una forma per contrastare questa egemonia. La stessa cosa l'ho pensata, mi viene da dire, nei riguardi diciamo del ruolo che potrebbe riassumere come appunto l'ha portata avanti per tanti anni nel mondo del rapporto di lavoro, il sindacato rispetto al digitale. Perché non diventare un fulcro di intermediazione fra queste, diciamo, soggettività sempre più individualizzate dalla tecnologia e ciò che diciamo le grandi risorse informative che ci vengono offerte dalla rete, perché non essere presente con un artefatto tecnologico tipo un motore di ricerca sul lavoro? E perché non promuovere una ricerca, un modo di insegnare a questo motore le liste terminologiche? Ad esempio, io ho trovato Eurovoc e un altro thesaurus europeo, io adesso non li conosco, non ho potuto fare un'analisi appurata, però ho visto che mancano molti termini descrittivi dell'area digitale nell'ambito lavorativo e che sicuramente un sindacato potrebbe diciamo, popolare con altre parole. Io infatti adesso scherzosamente ho ricomposto il lucido di cercatrice, l'ho ricomposto all'insegna dei lavoratori e delle lavoratrici e immediatamente potrebbe essere una proposta. Certo, c'è molto lavoro dietro a un progetto di questo tipo, ma è un lavoro che potrebbe anche essere utile all'interno di tutta la compagine della rappresentanza sindacale per fare della progettazione partecipativa di un artefatto tecnologico. Concludo dicendo che certo, l'aspirazione sarebbe quella di arrivare anche ad un'intelligenza artificiale di genere, invece che un BERT, una Berta, scherzosamente, insomma. E comunque mi piace immaginare e pensare che, diciamo, per scardinare quelle relazioni di subalternità che abbiamo visto prima, così amplificate nel mondo lavorativo del digitale, si dovrebbe appunto arrivare a questa relazione senza subalternità tra intelligenze diverse, femminili, maschili, ma anche fra un'intelligenza biologica e non biologica, quella degli artefatti digitali. E con questo vi saluto, grazie. Tanto grazie a lei e grazie a tutte le relatrici che hanno posto proprio l'attenzione, oltre nel descriverci appunto i pregiudizi che informano le tecnologie, il nostro utilizzo purtroppo quotidiano appunto delle stesse, ci hanno però anche posto il tema della programmazione partecipata, no? Specie da ultimo, cioè come insieme si possono costruire
modelli di natura diversa. E in questo senso ben viene, diciamo, il secondo panel di questa iniziativa, che parla per l'appunto degli spazi, perché anche lo spazio è tutt'altro che neutro, e devo dire che come organizzazione sindacale noi abbiamo costruito, già partendo dalla fase pre-pandemica per arrivare poi all'illustrazione del progetto a maggio dell'anno scorso, un'idea di costruzione di reti in comune e di partecipazione nella costruzione degli spazi, che riguardava in primo luogo proprio le città metropolitane, con l'idea di un uso inclusivo, trasparente e partecipato della tecnologia e nuovi indicatori anche di smartness, no? Di come si può intendere in maniera intelligente un luogo. In questo senso io do il benvenuto a Florenza Andreola e Azzurra Muzzonigro, che sono due architette e sono le ideatrici di questo progetto Sex and the City, che è un progetto di ricerca che ha vinto la Cool Urban Factor di Milano e si propone per l'appunto di guardare la città da una prospettiva di genere, misurando per come le città siano veramente, veramente inclusive. Nello stesso panel avremo Claudia Mattonio, che è una docente di urbanistica presso l'Università La Sapienza, e Cristina Tagliani, assessore al Comune di Milano. E in questo panel, per l'appunto, affrontiamo il tema della declinazione possibile dei luoghi. Buongiorno a tutte e do subito la parola a Florenza Andreola. Buongiorno, grazie. Grazie mille per l'invito, anzitutto. Vi condivido lo schermo. Vediamo. Vedete la presentazione? Sì. Sì. Ok, bene. Allora, io facciamo metà per uno, facciamo 10 minuti per uno io e Azzurra. Dunque io faccio un po' un quadro generale della nostra ricerca in modo tale da farvi così darvi un'idea un po' di quello che stiamo cercando di fare. Dunque Sex and the City, come giustamente diceva, è una lettura di genere degli spazi urbani, no? Che ha l'obiettivo di costruire un quadro che possa integrare la dimensione di genere nella riflessione sulla città. E diciamo che questo lavoro nasce dal bisogno di appunto indagare la sfera pubblica e quella privata per comprendere come la vita delle donne si sviluppi, no? Fuori e dentro le mura domestiche e come la città appunto risponda alle loro necessità specifiche. Diciamo che se si usa uno sguardo direzionato su questi temi, la donna emerge come soggetto reso invisibile, a cui la città non risponde offrendo soluzioni, bensì come una sorta di piattaforma in cui la donna tende a dover adeguare le sue necessità sulla base di precondizioni standardizzate sul modello maschile, ma poi lo vediamo meglio in che senso. Diciamo che ancora oggi, nonostante gli avanzamenti in quanto a riconoscibilità dei soggetti, viviamo in una condizione in cui i corpi femminili sono, almeno nell'immaginario, relegati allo spazio domestico da una parte e ancorati al desiderio sessuale maschile dall'altra. In altre parole, a livello simbolico, la città nasce intorno al modello maschile come soggetto universale e ancora oggi continua ad essere spazio di pertinenza degli uomini. Dunque, pianificare la città, magari sono una luce, sono un po' buia. Ecco. Pianificare la città che cosa significa? Significa prevederne i suoi usi, no? Significa decidere dall'alto, per certi versi, come saranno organizzate le vite dei suoi abitanti. E quindi appunto mediante disegni planimetrici, in maniera anche piuttosto astratta, diciamo che l'urbanista, il pianificatore, si assume la responsabilità di interpretare correttamente i flussi, le necessità, diciamo l'organizzazione quotidiana, no? Della vita delle persone che attraverseranno quelle strade, quegli spazi. L'urbanistica poi naturalmente è uno strumento e può, come tale può essere utilizzato in molti modi differenti, ma esattamente come tutte le cose, risponde a sua volta a un modello sociale, no? A seconda del momento storico che si trova a interpretare. E quindi diciamo che di fondo la pianificazione normalmente non fa altro che rispecchiare la struttura della società. Abbiamo scelto questa immagine da affiancare a questa slide perché, come dire, vi sia utile a farvi un'idea del disequilibrio di genere che ha caratterizzato gli studi di architettura e urbanistica fino a pochissimi decenni fa, per cui se ci chiediamo chi ha progettato le nostre città, diciamo che non possiamo che rispondere maschi. Molto brevemente, per darvi, come dire, un piccolo quadro di
della vicenda della pianificazione delle nostre città, diciamo che il pensiero urbanistico novecentesco si sviluppa intorno al modello funzionalista, no? Che si basa sulla teoria della zonizzazione, cioè il funzionalismo suddivideva i quartieri e diversificava gli edifici in base alle funzioni che erano ritenute essenziali, vale a dire la residenza, il lavoro, il tempo libero e la rete infrastrutturale. Nessuna analisi della vita quotidiana degli abitanti supportava questa pratica, no? Per cui la pianificazione modernista calava dall'alto un modello di vita che definiva gli aspetti essenziali dentro a una rigida griglia di funzioni. Queste linee guida vengono definite nel 1933 durante il quarto CIAM, che erano i congressi internazionali di architettura moderna, quando principalmente per mano di Le Corbusier, che era, diciamo, l'architetto più importante del Novecento, venne stilata questa fantomatica Carta d'Atene, che è un documento che per tutto il Novecento guiderà la costruzione e il pensiero delle nostre città. Ora, facendo un passo in avanti, diciamo che lo sguardo femminile che si inserisce nella questione della pianificazione a partire dagli anni 60 sposta proprio gli orizzonti e non lo fa soltanto nella misura in cui offre una visione femminista della città, ma anche solo il fatto che siano donne che cominciano a guardare la città emerge immediatamente, diciamo, un approccio completamente diverso rispetto alla tradizione maschile che imponeva queste soluzioni top-down, no? E quindi è proprio dal basso, no? Dalle vite dei cittadini che le ricerche femministe muovono, riformulando il paradigma della pianificazione urbana, praticamente. La ricerca femminile e femminista, in questo senso, produce proprio un sapere inalienabile, cioè l'esperienza personale e gli eventi della vita stanno proprio al centro di questo tipo di osservazione e influenzano le ricerche e l'interpretazione dei risultati. Questo tipo di approccio pone al centro differenti target da osservare, che sono appunto per genere, per età, ma anche per abilità e disabilità, perché la città deve saper rispondere alle esigenze di tutte e tutti, non soltanto appunto di uomini e donne, per esempio. E se questo non avviene è perché la pianificazione degli spazi urbani ripropone proprio una struttura patriarcale, possiamo dirlo, su cui la società si fonda, no? E conseguentemente porta in sé l'esclusione delle donne dallo spazio pubblico. Dunque, Caroline Criado Perez scrive questo libro l'anno scorso, pubblica questo libro in Italia, cioè viene pubblicato in Italia questo libro l'anno scorso che si chiama Invisibili, all'interno del quale c'è questa frase piuttosto significativa, dice: quando i pianificatori non tengono conto del genere, gli spazi pubblici diventano di default spazi maschili. Per noi è abbastanza importante questo passaggio, nel senso che in generale questo significa una cosa molto importante, cioè ciò che viene pensato secondo uno standard si riferisce a uno standard maschile. Questo metodo di universalizzazione, diciamo, dello standard non è altro che una riproposizione, diciamo, camuffata, no? Del vero soggetto di diritto, vale a dire l'uomo, che definisce i propri bisogni come neutri, dimenticando tutto ciò che uomo non è. Dove ancora una volta, se diciamo uomo, attenzione perché intendiamo una categoria molto specifica di cittadino, vale a dire maschio, bianco, eterosessuale, fisicamente abile e possibilmente senza significativi problemi economici. Questo anche per dire che il modello maschile neutro è un modello discriminatorio non solo nei confronti dell'altro genere, ma anche nei confronti di tutte le categorie deboli, marginalizzate o comunque non rientranti appunto in uno standard, diciamo, accettato dal sistema. Ma per capire esattamente poi dove stanno le differenze, di genere, mettiamola così, effettivamente nella società contemporanea cerchiamo di vedere dove ancora si collocano, no? E come determinano un uso differente della città. Diciamo che, nessuna novità, anche perché è già stato detto più volte, queste differenze si ancorano anzitutto, ai ruoli socialmente determinati, che vedono le donne ancora oggi come appunto le principali responsabili del lavoro di cura, e questo le vincola conseguentemente allo spazio domestico o le costringe all'assolvimento di due forme di lavoro, una retribuita e l'altra no, e gli uomini, al contrario, e con tutti i problemi che a sua volta comporta, sono ancora oggi stereotipati nel ruolo di responsabili della vita economica, della famiglia, a loro volta, diciamo, intrappolati in uno stereotipo, no? Che impone loro di aderire a un modello precostituito.
Proprio queste rappresentazioni di genere sottintendono un uso differente della città da parte di uomini e donne, perché gli impegni dati dal lavoro di cura, che sia retribuito o non, perché poi alla fine sono sempre le donne che lo svolgono anche in forma retribuita, implicano un utilizzo dei servizi e dei percorsi urbani molto peculiare. I loro spostamenti tendono a non seguire il pattern classico del pendolarismo, ma appunto un tipo di mobilità più segmentata e locale, ma poi lo vedete meglio nella seconda parte. Un altro tema però centrale rispetto alle differenze di genere è che, per quanto la città, da una parte, per le donne abbia, come dire, significato la possibilità di essere libere, di essere anonime, come un luogo in cui poter sperimentare la fuga dall'identità standardizzata del patriarcato. E per fare degli esempi, diciamo, dove poter essere single, per esempio, dove poter essere lesbiche, senza figli, in carriera, senza il peso del giudizio esterno, diciamo. Dall'altro lato, la città è sempre stata però anche un luogo di espressione di proprietà maschile, della proprietà maschile, no? E quindi quando si dice che anche le donne sono considerate appartenenti a questa proprietà, si intende che la loro esperienza nello spazio pubblico è significativamente diversa e vincolata alle aspettative esterne, sull'abbigliamento, sul modo di muoversi, sui luoghi in cui si è e in quali orari. Quindi l'esperienza urbana femminile, sin dall'adolescenza, cioè da quando il corpo diventa un corpo sessuato, è profondamente determinata dalla struttura patriarcale nella quale ci muoviamo quotidianamente. Questi aspetti si rispecchiano perfettamente nella pericolosità, che poi sia reale o percepita, è abbastanza indifferente, dello spazio pubblico, dove il pericolo per una donna si traduce sostanzialmente esclusivamente nella potenziale aggressione maschile. Il tema della paura che le donne provano nello spazio pubblico è piuttosto centrale in tutto questo discorso e ha due conseguenze fondamentali. Diciamo che da un lato la limitazione dell'accesso delle donne agli spazi pubblici e, allora, determina sostanzialmente la limitazione della loro libertà di movimento. E su questo, per esempio, vi basti sapere che in Italia Istat dice che il 36,6% delle donne non esce di sera per paura, stiamo parlando di 11 milioni di persone. Come dire, è un aspetto piuttosto importante. L'altra conseguenza è l'invisibilità della violenza di genere che si verifica invece negli spazi privati, no? E la mancanza di strumenti per identificarla e prevenirla. Se non altro è interessante, infatti, oltre che preoccupante naturalmente, riscontrare il fatto che le violenze nello spazio pubblico siano in realtà una percentuale molto limitata delle violenze di genere, le quali avvengono per più dell'80% all'interno delle mura domestiche. E qui concludo la mia parte. Diciamo che lo spazio dunque non è neutro, evidentemente, come hanno cercato di farci credere, lo spazio è abitato da corpi sessualizzati che hanno esperienze diverse della città, dei territori, con differenze nei modi di vivere, di muoversi per la città. E questa differenza è evidente in tutte le fasi della vita e in base alle diverse abilità, l'infanzia, l'adolescenza, la vita adulta, la vecchiaia. Ed è per questo che l'osservazione delle vite quotidiane, no, come strumento di pianificazione della città, è l'unico metodo che effettivamente può rispondere alle esigenze di tutte e di tutti. Anche e soprattutto per ovviare al fatto che gli spazi urbani sono spesso luoghi di invisibilità delle donne, come dicevamo all'inizio, cioè frutto di progetti che non hanno considerato l'esperienza e l'utilizzo delle donne e dei bambini e degli anziani durante il giorno e la notte. Ed è da qui che è necessario ripartire, secondo noi, soprattutto nel nostro paese, nel quale lo stato della ricerca sulla pianificazione di genere, diciamo che verte in una condizione di profonda arretratezza che si riflette in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Passo la parola azzurra. Grazie. Eccomi, grazie. Allora, mi sentite? Adesso sì. Ok, grazie mille. Allora, mi inserisco per portare avanti un po' il racconto soprattutto di quello che abbiamo fatto noi rispetto a questo quadro. Sicuramente, appunto, leggere questi elementi nella ricerca internazionale, eccetera, ma poi abbiamo provato ad applicare queste lenti alla città di Milano. Appunto, la nostra ricerca è commissionata dall'Urban Center, che è un think tank sulle trasformazioni urbane, promosso dal Comune di Milano e dalla Triennale di Milano, quindi cerchiamo di fornire
all'amministrazione pubblica degli strumenti poi per intervenire. Quindi rispetto a questi diciamo appunto temi proviamo a guardare come è messa la città di Milano. Quindi quello che abbiamo fatto sostanzialmente è creare, l'abbiamo chiamato un atlante di genere di Milano, cioè abbiamo provato ad osservare lo spazio urbano leggendolo attraverso diverse lenti di lettura. Quindi abbiamo provato a intercettare tutti quegli spazi che rispondono alle diverse dimensioni legate al genere, e qui vedete diciamo un elenco, non entrerò troppo nel dettaglio altrimenti insomma sarebbe troppo lungo, però appunto ad esempio lo spazio domestico, tutto il tema che è legato alla violenza e all'insicurezza. Come sapete purtroppo in Italia ci sono, accade un femminicidio ogni 3 giorni e diciamo l'80% di questi sono ad opera di partner, ex partner, mariti o comunque figure conosciute. Quindi il tema della violenza di genere è sintomo nella stragrande maggioranza di un'impostazione culturale patriarcale millenaria, per cui diciamo quello che noi andiamo a intercettare, cioè tutta la rete di spazi antiviolenza, di sportelli, di case rifugio, eccetera, sono abbastanza ben strutturate. Purtroppo, diciamo, sono come dire, un dispositivo necessario ma che agisce a valle, no? Perché chiaramente bisognerebbe sradicare alla radice questo tipo di fenomeni, però appunto la città di Milano offre tutta una rete molto ben strutturata di presidi contro la violenza di genere. Andiamo a guardare anche poi lo spazio pubblico in termini di usi, di appunto di violenza e insicurezza, la sfera simbolica e quindi la toponomastica, i temi del lavoro, del sex work, della sanità, della prevenzione. Adesso non entro nel dettaglio di tutti, se no non... appunto ci vorrebbe troppo tempo. Però un dato importante è che quando ci siamo approcciate a fare questa ricerca ci siamo presto accorte che mancavano dati su cui basarci. Cioè una prima grande considerazione è che appunto c'è una grande scarsità di dati divisi per genere sui quali chiaramente ancorare delle proposte e degli scenari. Quindi questa diciamo è una delle grandi questioni che poniamo, no? Anche diciamo al comune e a chi ci ha commissionato questa ricerca. Ad ogni modo noi stesse per far fronte a questa mancanza come dire abbiamo messo in piedi un piccolo questionario che è stato però diciamo partecipato, ha avuto circa 1400 risposte che diciamo sono diciamo appena sufficienti per poter fare un quadro minimamente radicato della situazione attuale della città di Milano. E in questo questionario noi abbiamo chiesto alla cittadinanza ma anche a chi usa la città sostanzialmente come la usano, anche differenziando per target, quindi intercettando donne, uomini, anche minoranze di genere, ragazze, ragazzi, popolazione più o meno anziana, per cercare di capire se vi sia una differenza fra i generi nel modo in cui la città viene utilizzata, e cercando sostanzialmente di intercettare, diciamo, due grandi temi che sono appunto l'uso che ha a che vedere soprattutto con i pattern di mobilità. C'è da considerare anche diciamo che noi abbiamo fatto questa ricerca durante lo scorso anno, quindi la situazione che fotografiamo è una situazione anche molto particolare perché come dire abbiamo vissuto un anno di pandemia in cui l'utilizzo della città è stato fortemente condizionato, quindi abbiamo cercato di intercettare anche ciò che è cambiato diciamo dal pre-pandemia e con la pandemia, consapevoli che è ancora una situazione transitoria.
probabilmente. Però, diciamo, quello che cercavamo di capire è un po' quello che diceva anche prima Florenzia. La ricerca internazionale ci dice che i percorsi delle donne sono spesso più complessi di quelli degli uomini, quindi non rispondono a un tipico, diciamo, pattern di pendolarismo, andare a lavorare la mattina e tornare a casa la sera, ma riflettono invece questo doppio lavoro, il lavoro retribuito e quello non retribuito. Il dato qui è quello che si diceva anche nelle presentazioni precedenti, cioè che ancora oggi purtroppo il 75% del lavoro di cura è sulle spalle delle donne. Questo lavoro di cura fa sì che la mobilità dei percorsi delle donne, sì, anche la seguente slide va bene, sia appunto risponda a queste molteplici responsabilità. E quindi il pattern di mobilità femminile, diciamo, è più legato a quello che viene chiamato il trip chaining, cioè un tipo di mobilità segmentata, diciamo, potremmo dire poligonale in qualche maniera, locale per lo più pedonale. In comparazione invece a quello pendolare, appunto maschile, che è invece un tragitto la mattina e uno la sera per tornare a casa. Ecco, su questo diciamo l'esperienza europea più avanzata, più importante, che noi stessi abbiamo visitato qualche settimana fa, abbiamo intervistato le amministratrici locali, è sicuramente Vienna. Vienna è un caso studio importante su questi temi perché da 30 anni ha inserito le tematiche di genere all'interno della macchina amministrativa, il cosiddetto gender mainstreaming, cioè quando appunto lo sguardo di genere entra ufficialmente all'interno della macchina amministrativa in maniera trasversale, e cioè diciamo, si producono degli indici, degli indicatori che interagiscono con tutti gli assessorati e come in maniera trasversale, e quindi qualsiasi politica pubblica di fatto deve rispettare degli indicatori che hanno a che vedere appunto con la parità di genere sostanzialmente. Comunque a Vienna hanno segnalato, hanno iniziato innanzitutto a osservare la vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini, parliamo già dell'inizio degli anni 90, e hanno rilevato che per lo più la maggior parte degli uomini segnalava di utilizzare la macchina o il trasporto pubblico 2 volte al giorno, mentre le donne utilizzavano molto di più i servizi pubblici, gli autobus, le linee metropolitane e per una miriade di ragioni. Ecco, scusami, andiamo avanti. E poi anche in questo nostro viaggio siamo andati a visitare anche un altro caso importante europeo, che è la città di Barcellona. La città di Barcellona, a partire dal mandato della sindaca Ada Colau, diciamo, introdotto con forza queste tematiche dentro la macchina amministrativa, e adesso stanno iniziando a produrre anche loro, diciamo, delle politiche mirate. Una di queste, ad esempio, l'abbiamo anche noi a Milano, ma è il Tactical Urbanism, è questa che va incontro a questo tipo di mobilità che abbiamo detto pedonale, pubblica, locale, con il progetto delle Super IIAS. Cioè, voi sapete che Barcellona è concepita per grandi quadras, diciamo, hanno pedonalizzato l'interno 9 quadre praticamente, all'interno delle quali si può andare a piedi o con una bassissima velocità. Quindi questo ha consentito sostanzialmente di promuovere la vita pedonale, quindi anche il tipo di mobilità delle donne. Questo tipo di interventi li abbiamo anche a Milano, ad esempio con le piazze aperte, che è un progetto che è iniziato nel 2018 e che ha prodotto ormai già una trentina di piazze aperte, soprattutto diciamo, nella cinta un po' più periferica. Per lo più in vicinanza di edifici scolastici, è un intervento che ci sembra vada nella direzione che stiamo indicando, che di fatto è quella di creare degli spazi pubblici che siano più accoglienti. Ad esempio, spesso sono appunto vicino agli edifici scolastici, quindi anche favorire l'entrata e l'uscita da scuola. Questo vado brevissimamente per dire
anche il modello verso il quale probabilmente dovremmo guardare anche in ottica, diciamo, post-Covid, è un po' quello che è stato introdotto da Carlos Moreno nella città di Parigi con Anna Hidalgo, che è quello della città dei 15 minuti, che altro non è che una città di prossimità, cioè una città che funziona con dei tessuti urbani integrati, no? Per cui appunto. Per contrastare quel modello di cui parlava all'inizio Florenzia, della città funzionalista divisa per grandi zone, no? Che poi producono di fatto delle zone fantasma, invece delle zone miste, pedonali, in cui ci siano quelli che Jane Jacobs chiamava gli occhi sulla strada, cioè che ci sia un tessuto urbano vivo e attivo, che è il maggior, diciamo, antidoto rispetto anche alle insicurezze, alle paure. Diciamo, per non risolverle con le politiche securitarie. Ecco, questa città dei 15 minuti, forse c'è l'ultima slide, è semplicemente anche inverte il tipo di mobilità, no? Quindi dà priorità all'uso pedonale, perché essendo minori, pedonale e pubblico, essendo minori le distanze da percorrere, è anche, diciamo, più fattibile percorrere a piedi o con i mezzi pubblici. Ecco, quindi in conclusione, in realtà c'è forse una piccolissima cosa che varrebbe la pena di mettere in luce, cioè quando noi parliamo del fatto del lavoro di cura che è sulle spalle delle donne, noi ci auguriamo che questo non resti così, cioè, ci auguriamo come orizzonte che questo lavoro venga, diciamo, equamente distribuito. Quindi quando parliamo di una città delle donne, in realtà non parliamo di voler, diciamo, mantenere le donne imprigionate in queste gabbie, no? Culturali e poi di uso, poi di fatto, ma ci auguriamo che sia una città che metta la cura al centro, al di là di chi la operi e chi la performi. Quindi ci auguriamo che sia di fatto una città ricca di servizi pubblici e una città attenta alle differenze di genere e non, e che quindi sia solidamente ancorata in una rete di servizi pubblici di qualità per tutti i corpi che abitano lo spazio urbano. E ho finito, vi ringrazio. Grazie a voi, e quindi sicuramente intanto alcuni elementi che rientrano nel ragionamento legato appunto anche al PNRR, cioè i fondi che verranno investiti anche rispetto alla riprogettazione dei luoghi, non solo le aree metropolitane, i borghi interni, e il dato che voi avete per l'appunto illustrato, e scusate il gioco di parole, cioè l'assenza di dati, la necessità di fare un monitoraggio chiaro, perché programmare la mobilità, programmare gli spazi, parte proprio anche da un patrimonio, diciamo così, di conoscenza che sarebbe bene per l'appunto incentivare e costruire. A questo punto darei la parola alla professoressa Mattogno, docente di urbanistica all'Università La Sapienza, rispetto proprio al tema della progettazione dello spazio fisico attraverso, diciamo, una lettura orientata per l'appunto al genere. Prego. Bene, grazie. Vi ringrazio per questo invito e adesso cerco di condividere con voi il mio schermo, che dovrebbe andare adesso in visione. Ecco, mi avete chiesto, e ve ne sono molto grata, di contribuire un po' ad analizzare questo tema dello spazio, che non è neutro, e che è un argomento che mi sta molto, molto a cuore come docente, come progettista, no? Come militante femminista. Ecco, quello che posso dire, quello che voglio fare è anche riallacciarmi alle relazioni precedenti, che sono state molto interessanti, hanno aperto delle piste di ricerca piuttosto, diciamo, con grandi possibilità, no, di percorso. Io vorrei, diciamo, concentrarmi più che su delle analisi o delle denunce, vorrei concentrarmi un po' sulla proposta, visto che sono, qui in veste di docente, in qualche modo, di urbanistica e di progettazione urbana. E vi volevo così far sapere che abito molti spazi, visto che parliamo di
spazi, che uno spazio non neutro, e quindi questo mio abitare molti spazi chiarisce anche questo aspetto dello spazio, che non è uno spazio unico e universalmente dato, ma è uno spazio che si declina con varie accezioni, anche storicamente e temporalmente. Ecco, di sicuro gli spazi hanno moltissimi significati, da quello astronomico a quello musicale, a quello della geometria, a quello della geografia. Ecco, noi ci concentriamo maggiormente su degli spazi adesso che sono degli spazi fisici, che hanno delle dimensioni ben determinate e che riguardano in qualche modo la produzione di uno spazio fisico che accoglie anche delle dimensioni sociali. Ecco, questo spazio fisico, io non so che cosa voi vedete. Ecco, sì. Questa produzione di spazio fisico, beh, è un concetto sul quale il Novecento si è molto interrogato e, ed è stato analizzato come dimensione sociale oltre che politica. Cito così brevemente uno studioso che si è occupato di spazio fisico urbano negli anni 70 e che recentemente è tornato di nuovo all'attenzione un po' degli studiosi per riattualizzare. Ecco, Henri Lefebvre negli anni 70 già definisce questo spazio non più assolutamente come una dimensione neutra o che esiste di per sé, ma come un, diciamo, un contenitore, se vogliamo, di comportamenti, di culture e di strategie dominanti. E lui introduce questa visione, questa sorta di analisi che lo complessifica e quindi parla di uno spazio percepito attraverso le relazioni della vita quotidiana, che nella relazione precedente sono state più volte richiamate per la loro importanza. Ne parla di uno spazio che viene concepito dal pensiero e quindi anche dal progetto, e ne parla poi in un come spazio vissuto dalle esperienze corporee, e qui entra tutto questo tema che finora è stato poco preso in considerazione, quello del rapporto, no, di come vivono le donne gli spazi che erano dati sostanzialmente neutri un tempo. Ecco, quindi noi abbiamo tantissime specie di spazi e diciamo, portarle avanti, dunque perché non mi... Ecco, abbiamo tantissime specie di spazi, come anche ci fa vedere, ci ha fatto vedere molto spesso Georges Perec in questo suo gradevole libro che si chiama Specie di spazi, in cui lo spazio può andare da quello di una pagina a quello dell'universo. Ecco, in queste tante specie di spazi, allora domandiamoci quali sono gli spazi, qual è il nostro punto di vista, che è già stato parzialmente introdotto. Io lo voglio introdurre come un punto di vista situato, quindi mi domando: qual è stato il ruolo delle donne nella produzione dello spazio? E allora, non so, cominciamoci a chiedere quante progettiste conosciamo. Sicuramente ne conosciamo troppo poche, abbiamo visto anche nelle altre discipline come domina un po' questa logica maschile, ma perché ne conosciamo troppo poche? Io ho, diciamo, in questa direzione ho un punto di vista molto preciso. Ne conosciamo troppo poche perché sono state invisibili, sono state rese invisibili. Su loro è stata, diciamo, stesa una sorta di velo che ce le ha nascoste. Ecco, noi non le conosciamo perché la maggior parte dei manuali di storia dell'architettura non le prende in considerazione, o perché non sono state studiate, perché abbiamo studiato soltanto i grandi maestri e non abbiamo visto quel quotidiano, quella rete di relazioni orizzontale che stava dietro i grandi maestri. Quindi io su questo mi vorrei, no, mi potrei dilungare molto perché è un tema che mi sta molto a cuore, però vorrei anche dirvi: è vero, le donne sono state rese invisibili dalla narrazione, hanno raggiunto praticamente dei saperi esperti tardi, perché l'accesso all'università è stato garantito loro soltanto fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, ma anche perché abbiamo analizzato poco il vissuto. Ecco, se noi andiamo ad analizzare i vissuti di queste donne, le pratiche, ci accorgiamo allora che le nostre città hanno delle stratificazioni spaziali che hanno comunque registrano delle presenze di donne, anche se forse sono delle donne che hanno svolto dei ruoli molto tradizionali, quindi sono state madri, sono state sorelle, sono state figlie.
piano piano hanno assunto un ruolo anche più propositivo, sono diventate committenti, hanno svolto dei ruoli filantropici, quindi hanno investito in servizi sociali nelle città, hanno dedicato il tempo a migliorare le condizioni di vita della città, hanno dato molto del loro impegno per l'istruzione e in qualche modo lo sviluppo dei bambini e quindi della società in nuce, lasciando non soltanto delle pratiche ma anche degli spazi ad essi dedicati, e questo mi sembra un discorso molto importante. Ecco, è un discorso che le donne hanno intrapreso da un punto di vista, così possiamo dire, più di riflesso, no? Più non voglio usare il termine passivo perché non mi sembra adeguato, ma insomma uno spazio di riflesso invece ad una condizione di consapevolezza nella, diciamo, di essere protagoniste di spazi che a volte sono stati spazi determinati dalle pratiche, quindi non soltanto da saperi esperti ma da pratiche che hanno creato comunque luoghi, fino poi a raggiungere questi saperi esperti. Ecco, mi fa piacere, viene bene questo omaggio. Io penso che sia importante anche riconoscere le donne che prima di noi hanno affrontato questi percorsi. Ecco, le colleghe che mi hanno preceduto parlavano di questi spazi, che di questa mobilità delle donne che viene affrontata in termini desincronizzati. Ebbene, le prime che hanno parlato di questo sono sicuramente Sandra Bonfiglioli e Ida Farelli del Politecnico di Milano, che ci hanno praticamente dato la possibilità di osare pensare la città femmina, quindi di mettere in piedi tutta quella pratica della cura che fino allora veniva semplicemente relegata nelle questioni domestiche e ancillari, di trasformare questa pratica della cura in una pratica che è una sorta di sapere, un'intelligenza estesa al mondo. Ecco, tutti questi saperi esperti, beh, insomma, hanno una vita, voglio dire, abbastanza lunga, perché è dagli anni 70 che le donne, con la seconda ondata di femminismo, che le donne si stanno interrogando su che cosa significa guardare, diciamo, pensare lo spazio secondo un'ottica di genere o pensare come agire. Ecco, noi abbiamo avuto moltissime studiose che sicuramente hanno aperto il campo, soprattutto in ambito statunitense, canadese o anglosassone, però devo dire che più di recente abbiamo una grande diffusione di riflessioni situate, quindi di riflessioni fatte da docenti, da architette, da progettiste, da urbaniste, da storiche, che riflettono, no? Anche in Europa e con punti di vista originali su queste relazioni fra le donne e lo spazio. Ecco, non abbiamo delle riflessioni soltanto da parte di storiche e progettiste, ma abbiamo anche delle riflessioni da parte di attiviste e militanti. Quindi c'è effettivamente molto, diciamo, un percorso molto lungo che è bene anche riconnettere al passato, cioè far vedere che è comunque un lavoro progressivo che inanella molti, molti spazi. Ecco, le colleghe prima parlavano di Vienna, che sicuramente è forse assieme a Stoccolma la città che più da più anni ha adottato questi occhiali, no? Queste lenti di genere. E questo processo si sta diffondendo comunque in Europa. Non sono poche le amministrazioni locali prevalentemente che riflettono sulle politiche di genere appunto a scala locale per realizzare delle attrezzature, dei nuovi quartieri da questo punto di vista. Ecco, e non solo accordano studi, ma accordano anche finanziamenti per poi realizzarle, sia nella formazione del personale, quindi questo lavoro fra assessorati di cui si parlava prima, sia proprio per educare anche i committenti alle dovute domande. Ecco, allora noi come donne e come donne progettiste, come possiamo sviluppare la nostra progettualità? Allora, sicuramente il mio, che è, diciamo, un percorso di donna che ha conosciuto questa seconda ondata del femminismo, quindi che ha vissuto e si è imbevuta di questa pensiero della differenza, diciamo, ho anche incamerato che le donne, come
veniva detto più volte, hanno, diciamo, subito per secoli delle discriminazioni che sono state messe in ombra. E quindi per me essere una donna progettista significa quindi essere attenta alle diversità, essere attenta all'inclusione, essere, diciamo, avere questo atteggiamento empatico di cura nei confronti del territorio e di chi lo abita. Significa privilegiare queste relazioni orizzontali e le reti, significa prendere atto che il territorio è una risorsa finita, che noi stiamo ragionando ormai in termini di riuso. Ecco, significa dare valore all'esistente, ma significa anche, come vi dicevo, riannodare dei fili, nel senso far capire che noi abbiamo delle genealogie, che il nostro pensiero oggi deriva da chi prima di noi ha già riflettuto. Allora, per progettare lo spazio, secondo me bisogna intanto avere almeno tre, diciamo, alcune premesse. La prima premessa è quella di scardinare le gerarchie e quindi, diciamo, essere consapevoli che le nostre città hanno bisogno di una partecipazione dal basso e che le esigenze delle persone non vanno prese in considerazione come clienti, come se fossimo in uno spazio di mercato, non siamo come utenti con un approccio dall'alto verso il basso, ma noi siamo estremamente abitanti che sono coinvolti, siamo protagonisti di un processo collettivo di trasformazione, come ha fatto Matrix a suo tempo quando ha praticamente instaurato delle relazioni orizzontali e ha negato quelle piramidali, quindi diffondendo una pratica di lettura dello spazio che è stata appunto diffusa a tutti gli abitanti. O seconda premessa per una progettazione inclusiva per una città femminista è quella di appunto partire dal sé e dal quotidiano. Questo è stato un tema molto, diciamo, sollecitato nella relazione precedente e non mi voglio soffermare, mi sembra molto, diciamo, ormai è un tema assodato. E poi allora vediamo qual è la terza premessa per questa città femminista che tenga conto di un'ottica di genere. Beh, sicuramente quella di declinare, come appunto ci hanno insegnato il gruppo Wanda del Politecnico di Milano, è declinare la cura in termini urbanistici. Noi abitiamo un territorio fragile, prendersi cura di questo territorio è un impegno etico, è una responsabilità collettiva, ci impegna come abitanti e ci impegna come tecnici, quindi noi abbiamo un doppio ruolo. Ecco, io penso che questa agire la cura, questo essere consapevoli che la cura sia una pratica, è il modo per rendere la pratica, diciamo, questa cura per farla arrivare al nostro pianeta. Lo spazio che noi abitiamo oggi è uno spazio limitato, le risorse del nostro pianeta sono limitate, noi dobbiamo renderci conto che che il nostro spazio è vulnerabile, ma che abbiamo delle responsabilità. Ecco, assumere attivamente queste responsabilità significa prendersi cura del mondo, prendersi cura dello spazio, e per questo serve un cambiamento di ottica. Dobbiamo guardare diversamente le cose, dobbiamo avere anche delle strategie diverse per orientare il progetto, altrimenti ricadiamo, no, in una sorta di stereotipi che invece vogliamo superare. Ecco, ma se vogliamo declinare questa cura in termini urbanistici, che cosa dobbiamo fare? Perché ci sono tantissime cose da fare. Quindi intanto rendersi conto che l'esistente è il nostro campo di intervento e quindi dare valore a quello che abbiamo intorno, assumere delle responsabilità ecologiche, quindi avere degli atteggiamenti consapevoli a partire dal quotidiano, perché mille gesti creano comunque una grande consapevolezza e cambiano il mondo. Dobbiamo, diciamo, testimoniare attivamente questo nostro impegno e questa testimonianza. Dobbiamo assumere impegni, dobbiamo dialogare non solo con le persone, che è fondamentale, ma anche con le nostre storie, con la nostra geografia, quindi anche con il nostro spazio fisico che ci racconta molte cose e che urla spesso delle necessità che noi non prendiamo in conto. Ecco, noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo immaginare il nuovo, ma il nuovo non viene creato ex novo, il nuovo è parte dall'esistente. Questo esistente però deve essere frutto di una visione collettiva, quello che in urbanistica chiamiamo piano, cioè avere
mille sguardi sul locale, ma tenuti insieme da una rete, da una visione che sia d'insieme, perché è importante mettere insieme le diverse scale, altrimenti il locale può diventare particolare. E l'urbanistica è una disciplina che nasce per prendersi cura della collettività, per fare gli interessi della collettività. Quindi è importante che ci sia un piano che declini in tempi, azioni, in risorse economiche, in attori che diventano protagonisti. E qual è il nostro primo, la prima cosa che vogliamo per delle città più inclusive? Beh, sicuramente noi vogliamo avere una casa per tutti, partire da quelli che sono i fabbisogni primari, quelli che in urbanistica si chiamano fabbisogni primari, e che vogliamo abitare questa casa per tutti. Ma questa casa ha una declinazione molto particolare, nel senso che non esiste, no, un modello unico. Anche l'alloggio, se ci pensiamo bene, è un genere. Che genere di alloggio abitiamo? Bene, molto spesso la gran parte di noi, gli alloggi che ancora abitiamo sono quegli alloggi che sono stati conformati dall'affermarsi di una cultura e di un modo di vita della borghesia nella seconda metà dell'Ottocento. Sono alloggi che rispecchiano questo ordine borghese che stabilisce delle divisioni dei ruoli, che vede un pater familias che si prende cura della famiglia e, no, che organizza la vita di tutti. Ecco, ci sono questi ruoli della borghesia ottocentesca, suddividono anche, no, pubblico, privato, ruoli maschili e ruoli femminili. Ecco, forse noi non ci rendiamo conto, abitiamo ancora degli spazi, la gran parte di noi abita degli spazi così, che però sono stati recentemente messi in discussione, per fortuna, da tanti punti di vista. Sono spazi che in qualche modo si sono evoluti. Le mie colleghe di prima parlavano, no, facevano questo discorso su Le Corbusier e in qualche modo, no, la città del Plan Voisin. E, bene, il movimento moderno ha comunque immaginato molto lo spazio universale maschile, ma l'ha immaginato anche con una sorta di proposta pensata per tutti. L'alloggio minimo era un alloggio destinato a soddisfare un gran numero di persone, quindi era un alloggio che si sviluppava in forma molto democratica, minimo ma volto a tanti. Quindi c'era questa istanza di rispondere alle esigenze della collettività, che poi, diciamo, sono state superate, no? Perché si è soffermato forse troppo l'aspetto del funzionalismo. Ecco, questa standardizzazione di uno spazio minimo, che ad esempio viene in qualche modo esplicitata a Marsiglia con l'unità di abitazione, ebbene, è una donna, Charlotte Perriand, che disegna questa cellula dell'unità di abitazione, e la disegna partendo da una esigenza di attrezzare funzionalmente in maniera ergonomica un arredo completo, minimalista, funzionale, e quindi c'è comunque un'attenzione a delle esigenze della famiglia. Certo, le esigenze oggi sono molto cambiate, non esiste più la famiglia tipo, alla quale tuttavia ancora pensa molto la politica e anche l'imprenditoria edile. Non c'è più questa famiglia tipo madre, padre e due figli, ci sono famiglie monoparentali, allargate, si abita da soli, si abita in coppia, si abita per strada anche, voglio dire, a volte. Quindi abbiamo necessità di rivedere profondamente i nostri modi di intervento. Ecco, ci sono alcuni paesi, soprattutto all'estero, appunto parlavamo di Vienna prima, Stoccolma, la stessa Barcellona, ma anche la Francia, ci sono molte, diciamo, ci sono diverse amministrazioni locali che stanno portando avanti una programmazione attenta a una sorta di flessibilità. Ecco, questa flessibilità non è soltanto quella che deriva dai componenti diversi della famiglia, no? Ognuno dei quali ha bisogno di intimità, ma come ci ha insegnato la pandemia, ha anche bisogno di lavorare. La casa è un posto dove rifugiarsi, ma sappiamo anche che è un posto, appunto, di oppressione e di violenza. Quindi l'esigenza di
delineare degli spazi flessibili, adattivi, magari di essere dotati di spazi comuni, di spazi all'esterno che siano più flessibili, lo abbiamo visto con mano proprio in questa, diciamo, in questa situazione della pandemia, che ci ha fatto apprezzare il fatto di avere, non so, un terrazzo, di avere un balcone o di avere dei locali comuni. Ecco, noi dobbiamo avere il coraggio, in qualche modo la volontà politica, ma anche quella finanziaria di accompagnarlo, di pensare quindi a nuove forme di abitare, che siano anche intergenerazionali, che guardino ai più giovani, che guardino ai più anziani, che guardano alle famiglie diverse che si stanno componendo, che guardino alla miriade di popolazioni sole, che guardino ai migranti, che guardino alle persone che non hanno mezzi, cioè cercare di rispondere a queste esigenze. Ecco, dobbiamo... In questo senso, questa è, diciamo, una prassi che il governo francese sta mettendo in piedi e che mette in atto a scala locale, garantire, no, l'uguaglianza, l'equità a livello dell'alloggio, e quindi individuare tutta una serie di meccanismi. Ma questi meccanismi li dobbiamo individuare anche attraverso delle guide come quella che vediamo qua, ma dobbiamo renderli possibili attraverso dei finanziamenti dedicati e attraverso una formazione del personale che sappia gestire questi finanziamenti. Quindi questo è importante parlare di questioni finanziarie, come è importante parlare di lotta contro gli stereotipi, l'abbiamo visto anche nelle relazioni della prima mattinata. Occorre sapere che la casa, l'alloggio è il luogo della violenza per le donne, purtroppo, ahimè, ma occorre sapere che anche se non c'è, diciamo, non c'è qualità dell'alloggio, se non c'è anche qualità urbana, quindi si deve investire su più registri, su quello privato e su quello collettivo. Ecco, io penso che in questo senso noi dobbiamo fare uno sforzo per investire con la città pubblica. La città pubblica è la nostra possibilità di intervento. Negli anni 70 Roma, ad esempio, grazie a tutta una serie di finanziamenti importanti, ha realizzato tantissimi alloggi sociali, sempre troppo pochi. Ma se vedete con questa mappa, che è stato, diciamo, il risultato di una ricerca anche di campo, ecco, noi possiamo dire che a Roma, nonostante l'emergenza abitativa sia ancora molto forte, bene, abbiamo il 12% del territorio urbanizzato che è destinato all'edilizia residenziale pubblica. Ecco, forse noi oggi abbiamo bisogno di investire nuovamente nell'edilizia residenziale pubblica, perché da allora è stato fatto ben poco, ci siamo fermati praticamente alla fine degli anni 80 con gli investimenti. Dobbiamo forse investire in progetti più minuti e diffusi, ma dobbiamo rinnovare quel piano, questo piano nazionale di resilienza, dovrebbe forse dedicare uno spazio fondamentale all'edilizia residenziale pubblica, anche per contrastare quei fenomeni di gentrificazione, perché la riqualificazione dei quartieri poi si ripercuote sulle fasce più deboli degli abitanti. Quindi se noi manteniamo entro ogni progetto di riqualificazione una quota di edilizia residenziale pubblica, garantiamo anche quella mixité sociale e di genere che è fondamentale per un'animazione urbana corretta. Ecco, noi dobbiamo saper immaginare nuovi utenti che sono appunto donne, che possono essere giovani, che possono essere anziani. Dobbiamo pensare delle case che siano flessibili, che abbiano degli spazi comunitari, che abbiano dei servizi collettivi, che praticamente mettano insieme, no? Questo, si parlava di Vienna, questo è un quartiere che sta in corso di progettazione, non è quello degli anni 90, che ormai diventa un caso di studio, è un quartiere nuovo ancora in corso di costruzione, di cui vedete come molti ambienti sono messi in collettivo, e in questo riprendendo delle domande delle femministe d'inizio del secolo, d'inizio Novecento. Già molte femministe americane, ma anche tedesche, immaginavano le case senza cucina. Perché? Perché le cucine erano messe a servizio collettivo. Era impensabile che 1000 donne cucinassero 1000 pasti a mezzogiorno, bastava che ci fosse, no, un servizio centralizzato per garantire anche una migliore condizione di vita. Ecco, quello che mi piace di Vienna, di questa politica che suggerisco alle nostre amministratrici, dopo di me ci sarà l'assessore di Milano, e quindi sicuramente penso che già Milano ha fatto delle iniziative in tal genere, ma noi dobbiamo rendere visibili le donne anche, da un punto di vista anche simbolico, quindi è importante che ci siano dei nomi dedicati a delle donne lungo le nostre strade. Adesso mi avvio a conclusione rapidamente presentandovi alcune richieste specifiche. Che cosa significa per me immaginare una città femminile?
femminista. Come oso pensare la mia città femmina? Beh, deve essere una città che deve essere accessibile, quindi deve restituire lo spazio ai pedoni, deve in qualche modo rendere conto che esistono diversi tipi di mobilità lenta. C'è quella della bicicletta, no? C'è quella del trasporto collettivo, e nel trasporto collettivo devo rendermi conto che degli spazi che fino adesso erano destinati esclusivamente alle auto, molte volte in sosta, quindi praticamente inutilizzate, debbono essere in qualche modo riconvertite, no? A spazi pedonali. Ecco, dobbiamo dare maggiore importanza ai trasporti collettivi, anche come mezzo di resilienza, ma come mezzo di infrastrutturare la città, anche attraverso quelle che poi sono chiamate le infrastrutture verdi, di cui mi soffermerò, diciamo, fra breve. Ecco, io penso che questa città, no, dei 15 minuti, ripropongo questa immagine che era stata già proposta, io mi immagino, è un tema questo della città dei 15 minuti, che gli urbanisti hanno preso in considerazione già nella prima metà del Novecento. Si chiamavano spazi di vicinato. François Choël li ha chiamati come noyau d'urbanité. Insomma, sono luoghi in cui praticamente si trova non soltanto l'abitare e non soltanto il negozio o il ristorante, ma si trovano attrezzature di cura, ma anche attrezzature di cultura, dove ci sono, diciamo, funzioni collettive che sono accessibili, che sono diffuse, non necessariamente in uno spazio di 15 minuti, perché non so, a Roma sarebbe impensabile. Se avessimo già 30 minuti saremmo già molto, molto, molto contenti. Ecco, cosa trovare in questi spazi di prossimità? Trovare comunque, ad esempio, beh, non lo so, io vorrei trovarci sicuramente una casa delle donne, vorrei che ci fosse una casa delle donne in ogni quartiere, che ci fossero delle case delle associazioni, che ci fossero un conservatorio di musica, che ci fossero degli spazi dove si produce cultura, quindi si produce musica, non soltanto si ascolta, si producono performance teatrali, non soltanto si assiste a una performance teatrale. Ecco, le attrezzature locali sono sicuramente il noyau di questa urbanità, sono il cuore di questa visione della città di prossimità. Ecco, le scuole, e questo è un progetto che è già attuato in Francia, in alcuni comuni dell'Île-de-France. A Roma è stato gestito in via sperimentale in una scuola del primo municipio, ma ecco, dobbiamo pensare che le scuole sono veramente i nodi da cui si irradiano queste nuove infrastrutture verdi, quindi pensare che questi spazi dei cortili possano essere deimpermeabilizzati e quindi contribuire in qualche modo all'abbattimento delle isole di calore, ma possono anche gestiti con la collettività intorno con il quartiere, e possano essere anche una riflessione a quei ruoli di genere che sono stereotipati. Quindi non pensare soltanto ai campi di calcio, anche se adesso ci sono grandi equip di calcio femminile, ma pensare anche a tipi di attività che possono essere, diciamo, vissuti in vario modo da bambini e bambine. Ecco, noi dobbiamo, secondo me, come secondo punto, favorire la presenza di spazi a copertura vegetale e quindi realizzare quella continuità delle aree verdi dal centro città alle aree extraurbane, no? Dai giardini ai piedi dell'isolato, dai cortili degli immobili fino agli spazi della campagna, attraverso quello che chiamiamo infrastrutture verdi. Pensando che queste infrastrutture verdi sono degli spazi di patrimonio comune, di patrimonio collettivo, non appartengono al privato. Dobbiamo riappropriarci, perché molti di questi grandi spazi verdi sono degli spazi che appartengono al privato e che non vengono messi in rete. Quindi noi dobbiamo immaginare in qualche modo di riappropriarci di queste infrastrutture verdi e di queste infrastrutture e infrastrutture di cura, accompagnate da una serie di progetti che siano anche un po' visionari, ma che sono possibili, perché a Parigi una parte dell'autostrada da nord è stata accompagnata da questo progetto di forestazione. Quindi io immagino che molte delle nostre autostrade, anche le autostrade urbane, possano essere accompagnate da un piano di forestazione urbana. E come vi dicevo, possiamo immaginare che molti spazi vengano deimpermeabilizzati e restituiti a una copertura vegetale. I grandi spazi, ma anche gli spazi piccoli, dei marciapiedi. Quello che è importante è diffondere gli interventi con una visione d'insieme, con un piano, da
una scala ormai territoriale fino a una scala di prossimità e realizzarlo anche nel marciapiede davanti casa nostra, magari anche con attività che vengono autogestite o che in mancanza di spazi orizzontali si possono moltiplicare anche sulle coperture. Cioè, dobbiamo essere un pochino immaginifici, ma avere oltre all'immaginazione anche i finanziamenti adeguati, quindi delle politiche che ci accompagnano, delle politiche che servano anche a gestire meglio l'acqua, perché noi siamo sottoposti a delle emergenze, diciamo, di carattere idrogeologico che sono assolutamente insostenibili e la nostra resilienza passa da qui, e Roma forse è una delle città più colpite anche per la mancanza di manutenzione, e quindi dobbiamo immaginare che la raccolta, la gestione dell'acqua piovana non è soltanto un problema tecnologico, diventa un problema di disegno urbano, diventa un problema di spazio pubblico, di spazi che sono fruibili da tutti e che possono essere utilizzati. E quindi dobbiamo immaginare questa città pubblica come una cerniera che guarda alla città di pietra, alla città consolidata, ma che guarda soprattutto al territorio e diventa una nuova forma di fruizione di paesaggio. Io concludo questa mia presentazione di alcune progettualità per mettere a confronto alcune generazioni, perché mi sembra importante riannodare delle visioni che vengono dagli inizi del Novecento, no? Come quella di Jacoba Mulder, che ha gestito il famoso piano di Van Esteren, il piano del 33 di Amsterdam, che tutti abbiamo studiato, ma che è intervenuta anche a una scala locale facilitando, no, quegli spazi di appropriazione. Lei è partita dagli isolati in cui c'erano delle demolizioni dovute appunto agli eventi bellici e le ha fatte trasformare in spazi di gioco per i bambini, oppure da un'altra delle grandi madri dell'urbanistica, che pur non era un urbanista ma era una saggista, una giornalista, Jane Jacobs, che ci ha insegnato a guardare all'effetto sociale della strada come luogo di animazione, come luogo in cui la presenza di attività molteplici costituisce vitalità. Lei ci ha insegnato anche che è fondamentale la mobilitazione dei cittadini e che sulla mobilitazione dei cittadini si vincono tante, tante battaglie. Ecco, oggi progettare con cura significa sicuramente contrastare la segregazione, ma significa anche poter avere degli sguardi diversi. Oggi sicuramente la presenza delle donne è diversa, forse non abbiamo queste grandi figure che sono madri, ma abbiamo tutta una serie di giovani collettivi che stanno riprendendo questi temi, e con questo vi invito ad esempio a visitare, no, la mostra, la Biennale d'Architettura a Venezia, dove c'è questo stand, questa parte di queste rebelle architette che sono appunto un collettivo di giovani architette italiane che si sono, diciamo, che stanno analizzando la produzione femminile con un occhio, no, più contemporaneo, non soltanto storico, ma stanno guardando che cosa stanno facendo veramente le donne, o come il collettivo Punto 6, no, molto famoso di Barcellona, oppure anche con questa. Avremo bisogno di arrivare a conclusione, purtroppo, perché i tempi sono. Vi invito a vedere le donne in un progetto, ad esempio sulla piazza del Pantheon, in cui accanto agli uomini famosi della patria compaiono finalmente delle donne, dei nomi di donne famose, quindi una sistemazione che prende di uno spazio pubblico che prende spunto dalla visibilità delle donne. E un ultimo invito: visitate la mostra a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, in cui praticamente da diverso tempo si dà molto spazio alle donne per renderle visibili da vari punti di vista, quello artistico. Adesso ho chiuso la mia programmazione, mi scuso se sono diventata forse un po' troppo lunga, e vi ringrazio per l'attenzione. Sì, scusatemi se mi corre l'obbligo di farvi stare un pochino nei tempi, perché insomma anche la fruibilità web non è la stessa della fruibilità in presenza. E ringraziandola, intanto do la parola all'assessora al Comune di Milano, Cristina Tajani, con cui più volte insomma ci siamo incontrate anche in questo periodo pandemico, proprio per arrivare sul pratico, cioè come si può innovare anche un tessuto urbano includendo. Grazie soprattutto per l'invito e per la possibilità di confrontarmi con le altre relatrici che sono intervenute. Avevo pensato, diciamo, un intervento diverso, però le sollecitazioni che sono giunte dalle relatrici precedenti mi inducono a condividere anch'io, se riesco, qualche slide che avevo preparato per un altro convegno, spero che le vediate.
Proprio perché, diciamo, riprendono alcuni temi proposti sia dalle architette che dalla professoressa nel suo ultimo intervento. Questo in ragione del fatto che anche Milano, diciamo, si è posta a partire dallo shock pandemico la necessità di ripensare tempi e spazi della vita urbana. Forse mentirei se vi dicessi che, diciamo, tutti noi amministratori e amministratrici l'abbiamo fatto anteponendo, diciamo, un'ottica di genere alle politiche. Forse non è stato così, ma sicuramente alcuni e alcune di noi invece hanno tenuto, diciamo, in grande considerazione soprattutto gli effetti della situazione pandemica sulle condizioni di lavoro e di vita delle donne. Io in particolare, diciamo, vi proporrò alcune riflessioni che devono molto ad un'indagine che noi abbiamo promosso all'interno del Comune di Milano attraverso una survey che è stata sottoposta a tutti i lavoratori in smart working durante la primavera del 2020, quindi, diciamo, durante il primo lockdown. Come le amiche e compagne della CGIL sanno, io mi occupo di lavoro, di commercio, ma ho anche la delega al personale nel Comune di Milano e quindi, diciamo, mi occupo anche di quei 15.000 dipendenti, in maggioranza donne, che lavorano per il nostro ente, che è passato in maniera molto repentina, come in tutti gli altri enti locali, da avere 300 lavoratori e lavoratrici, diciamo, stabilmente in smart working a gennaio del 2020, ad averne 8.000 durante la primavera del 2020. Ci siamo quindi posti l'interrogativo di come stessero vivendo, diciamo, questa situazione di smart working emergenziale. Abbiamo sottoposto loro una survey che, diciamo, ci ha dato molte indicazioni a proposito della questione dei dati che non sono, diciamo così, gender neutral. Ci ha dato molte indicazioni anche sulla prospettiva di genere, a partire dal fatto che sono state le donne a rispondere in numero maggiore all'appello, diciamo, a compilare il questionario. Il 65% dei rispondenti è stata donna. Questo, diciamo, si riflette solo in parte sulla prevalenza femminile delle donne tra gli occupati del comune. E l'altro dato interessante dal punto di vista, diciamo così, dell'analisi di genere è che sono state le donne ad esprimere il massimo della soddisfazione e il massimo dell'insoddisfazione per le condizioni, diciamo, di lavoro che stavano vivendo. In particolare le donne sono state quelle che, diciamo, si sono dette favorevoli, hanno apprezzato, diciamo, la possibilità di lavorare da remoto nella situazione emergenziale e hanno indicato di volerlo continuare a fare anche dopo l'emergenza pandemica, e sono state allo stesso modo quelle che ci hanno indicato le maggiori criticità in termini, per esempio, di gestione degli spazi e dei tempi. Gli spazi di vita e di lavoro riuniti in un'unica cucina, e, diciamo, questo è stato confermato da diverse analisi condotte anche dalle organizzazioni sindacali nello stesso periodo. Sono state le donne che si sono sacrificate di più in termini, appunto, di condivisione degli spazi con i figli, con il partner, eccetera, e anche, diciamo, di questione dei tempi. Questa analisi è stata una, diciamo, delle fonti empiriche che noi abbiamo utilizzato per mettere a punto la strategia di adattamento Milano 2020. Questo è stato il contributo che la giunta comunale ha voluto, diciamo, proporre alla città in uscita dal primo lockdown, cioè alcune indicazioni su come uscire dalla situazione emergenziale che noi abbiamo proposto ai cittadini in un dibattito pubblico che si è svolto ovviamente online, raccogliendo 3.000 contributi sulla nostra proposta di strategia di adattamento arrivati da cittadini, associazioni, gruppi di interesse e che poi, diciamo, noi abbiamo integrato per un'elaborazione
versione più definitiva di questo piano. Il piano di azione prevede di prendere in considerazione prevalentemente due dimensioni, che sono quelle che sono ritornate anche negli interventi che mi hanno preceduta. Queste due dimensioni sono ovviamente, diciamo, lo spazio e il tempo. Questo in ragione della considerazione che lo shock pandemico ha messo in discussione nella città la sua organizzazione spaziale e temporale, quindi ci ha portato a riflettere su un diverso uso dello spazio e dello spazio pubblico in particolare, oltre che, diciamo, dello spazio privato e del tempo. E in effetti le strategie di adattamento propongono due linee guida principali, diciamo. La prima è stata quella di ripensare con azioni che, diciamo, in parte sono mutuate anche dalle esperienze di altre città, numerose volte citate anche dalle mie interlocutrici precedenti, quindi, diciamo, un ripensamento dello spazio pubblico che ha dato vita, per esempio, alla cosiddetta strategia dei tavolini, cioè la sostituzione di spazi di parcheggio e di mobilità con spazi, diciamo così, di ricreazione, di sosta, di socialità, attraverso, diciamo, l'esenzione della tassa di occupazione suolo, oppure un ripensamento di alcuni luoghi topici, diciamo, nella città e nei quartieri, come i mercati comunali coperti, che noi abbiamo, diciamo, già prima della pandemia cominciato a trasformare in spazi ibridi, quindi spazi che mescolano la funzione commerciale con funzioni di natura aggregativa, sociale, persino culturale. Questo perché sono luoghi estremamente e capillarmente diffusi in tutti i quartieri. Qui vedete una mappa della città, diciamo, che li menziona, e qualche esempio di trasformazione in spazi ibridi dei mercati, diciamo, storici. Questa attività è stata perseguita con particolare zelo, diciamo così, dall'amministrazione, perché io personalmente ho creduto molto nella creazione di questi presidi di territorio, utilizzando e trasformando luoghi, diciamo, storici e peraltro di affezione dei cittadini milanesi, o tramite la creazione di altri hub di comunità, e qui se ne elencano alcuni, ma per, diciamo, i non milanesi è probabilmente meno di interesse. Quindi una pianificazione, diciamo, delle azioni dell'amministrazione, non soltanto quelle dell'assessorato all'urbanistica, ma quelle anche di altri assessorati, come, diciamo, chi aveva le deleghe ai servizi civici o addirittura alle attività commerciali, allo sviluppo economico, come nel mio caso, che ha preferito e perseguito, diciamo, scientemente la creazione di luoghi di comunità dentro la strategia, diciamo, della città dei 15 minuti. Qui si elencano altre attività che vanno nella stessa direzione. Qui siamo sulla dimensione dello spazio, della riorganizzazione dello spazio. Vi è poi la dimensione del tempo, e anche in questo caso, come dire, il tema della desincronizzazione dei ritmi della città, che abbiamo scoperto essere necessaria per prevenire gli addensamenti di persona negli orari di punta che favorivano la diffusione del virus, ma è desiderabile, diciamo, i cittadini hanno scoperto essere desiderabile in assoluto, non soltanto per evitare gli assembramenti che facilitano la diffusione del virus, ma proprio per migliorare, diciamo, la qualità della vita. E in questo caso gli strumenti che noi abbiamo utilizzato sono stati sostanzialmente due. Il primo è un nuovo piano dei tempi della città, diciamo, di piani dei tempi se ne è cominciato a parlare negli anni Ottanta, e anche quello è stato un dibattito, diciamo, mosso dagli interventi e dalle considerazioni fatte da tante donne, tante studiose e tante amministratrici, diciamo, dell'epoca. Forse un tema che era caduto un po' in secondo piano, diciamo, nei decenni più recenti, e che è tornato con forza, diciamo, alla ribalta questo anno e mezzo di pandemia. Abbiamo quindi, diciamo, dato vita anche in coordinamento con la prefettura ad un piano provvisorio dei tempi della città, che ha desincronizzato, diciamo, gli orari di ingresso negli uffici pubblici
nei negozi rispetto anche alla priorità che abbiamo voluto dare alle scuole, quindi diciamo la necessità era far tornare i ragazzi a scuola e spostare gli orari degli altri utenti della città, e questo è stata una sperimentazione unica, perché se non ci fosse stata la pandemia mai diciamo avremmo potuto mettere appunto un piano dei tempi di quel tipo. E l'altra leva è ovviamente stata diciamo quella del lavoro agile di emergenza e poi a regime, dal quale abbiamo imparato tantissime cose. In primo luogo una mappa degli spostamenti, qua diciamo io prendo in considerazione i dipendenti del comune, scusatemi c'è un refuso nella slide, dipendenti del comune e non del comune ovviamente, che diciamo ci indica come i nostri 15.000 dipendenti si spostano quotidianamente per raggiungere il luogo di lavoro. E la mappa è particolarmente densa perché gli spostamenti sono diciamo molto fitti e molto dispendiosi in termini di tempo, di percorrenza e di conseguenza anche di emissioni inquinanti. Quello che noi abbiamo provato a proporre, diciamo utilizzando la leva dello smart working, è stato il passaggio dal home working emergenziale ad un'idea di lavoro di prossimità, quindi mettendo a disposizione, lo vedremo un attimo più avanti, diciamo luoghi di lavoro diversi da l'ufficio abituale o l'abitazione per i nostri dipendenti, ma questo diciamo potrebbe essere un modello in tendenza anche per altre aziende. Qui c'è una fotografia della nostra diciamo situazione con la prevalenza delle donne, diciamo un'idea di come si spostano i dipendenti del comune, quanti sono rimasti in smart working, ovviamente non tutti i giorni, diciamo ora siamo entrati in una modalità a regime anche tramite la negoziazione con le nostre organizzazioni sindacali attraverso il POLA, il piano operativo del lavoro agile. E questa è l'idea diciamo di riorganizzazione del lavoro nello spazio urbano che noi abbiamo proposto proprio dentro il POLA, piano che è stato approvato e negoziato con tutte le organizzazioni sindacali interne e che adesso diciamo sta andando a regime. In questo piano, come contributo diciamo ad un'idea di città che desincronizza i tempi e riorganizza il lavoro nello spazio, abbiamo proposto diciamo quest'idea, l'abbiamo chiamato scherzosamente near working, forse bisognerebbe dire working nearby, cioè un'idea di lavoro in prossimità di casa, mettendo a disposizione dei nostri dipendenti nelle giornate di smart working, che sono diciamo 8 al mese, quindi chiaramente non pensiamo ad un lavoro da remoto a tempo indeterminato, diciamo così, ma che si alterni con le attività in presenza, mettendo a disposizione loro gli spazi comunali del decentramento, quindi municipi, sedi dei municipi, biblioteche, scuole diciamo non completamente utilizzati, spazi di co-working iscritti allo speciale albo istituito ormai anni fa dal Comune di Milano e in più diciamo spazi privati, qui dice attività in progress ma in realtà è stato già sottoscritto ed è operativo un accordo con Assolombarda che prevede la messa a disposizione da parte delle grandi imprese del nostro territorio degli spazi sottoutilizzati perché le stesse imprese hanno diciamo lavoratori in smart working, quindi un'idea di interoperabilità degli spazi diciamo tra soggetti pubblici e soggetti privati, che è sicuramente una novità assoluta per il nostro territorio, favorendo diciamo la dimensione della prossimità, cioè utilizzare luoghi più vicini a casa nelle giornate cosiddette agili dei nostri dipendenti e favorire il reciproco, cioè lo stesso meccanismo da parte delle aziende private, e gli spazi delle partecipate, che diciamo ovviamente sono diverse le aziende partecipate dal Comune di Milano diffuse su tutto il territorio. Questo è diciamo un ulteriore contributo molto operativo che vi propongo nell'idea diciamo della costruzione di questa città a 15 minuti, che è una città sicuramente
ambiente, diciamo, più accogliente, più inclusiva, che ha provato a prendere in considerazione le indicazioni, appunto, che tramite, diciamo, survey come quella che vi ho velocemente raccontato, e poi ovviamente se c'è curiosità dei dettagli e dei numeri, diciamo, vi potrò indicare altro materiale dove guardarlo, e altre indagini, diciamo, empiriche che sono state condotte da altri attori, non necessariamente del Comune di Milano, diciamo, nello stesso periodo. Noi abbiamo tenuto dentro questa strategia di adattamento, diciamo, l'obiettivo della città è 15 minuti e le due variabili su cui muoversi, diciamo, spazio e tempo, e qui vedete uno schema, diciamo, di sintesi in cui provo a riprendere tutte le dimensioni che sono state coinvolte dalle strategie, che anche in questo caso, se c'è curiosità, diciamo, di leggerle e di condividerle, sono scaricabili sul sito del Comune di Milano. Io spero di essere stata nei tempi e vi ringrazio ancora, diciamo, per l'opportunità. E assolutamente nei tempi, ormai abbiamo fatto pratica, insomma, di tempi web. Ringrazio tutte le relatrici, quindi, insomma, avremo modo poi, se ci metterete a disposizione il materiale anche che avete qua presentato, di farlo circolare, magari aprire poi discussioni su ciascuno di questi temi. Infine, l'ultimo panel, invito già in premessa le relatrici a stare nell'arco dei tempi stabiliti, anche perché per le due comunque dovremmo staccare la diretta, quindi vogliamo lasciare il tempo a Susanna per poter tirare un po' le conclusioni. L'ultimo panel attiene, appunto, la tecnologia contro la violenza, o la tecnologia utilizzata a fini, diciamo, violenti, in particolare il tema della cyberviolenza di genere. E in questo senso io do il benvenuto a Berta Vall, psicologa, lavora presso l'Università di Blanquerna, che è una delle, diciamo, artefici del progetto The Stalk, cui, se non erro, partecipa anche la Regione Veneto, la dottoressa Annalisa Lillini, primo dirigente della Polizia di Stato, e Marilisa D'Amico, docente di diritto costituzionale e coideatrice del progetto Vox Diritti. Intanto partirei con la dottoressa Berta Vall, per la quale abbiamo un traduttore a disposizione. Okay, thank you very much for the invitation. Grazie per l'invito. Mi dispiace di non avere la possibilità di fare questa presentazione in italiano. Sono catalana, capisco l'italiano, però purtroppo non sono in grado di esprimermi nella vostra lingua. So I will share my screen. Condivido il mio schermo. Innanzitutto grazie per la presentazione. Sono una psicologa clinica all'Università di Blanquerna a Barcellona, ma sono anche direttrice del Ripartimento di Ricerca e Sviluppo alla rete europea che si occupa proprio di questo progetto, il progetto DESTOC, una strategia trasversale per l'identificazione e la rimozione dello stalkerware nelle relazioni personali, relazioni intime. Questo progetto DESTOC ha 5 partner diversi, il coordinatore è l'Università di Blanquerna, quindi sono io che coordino l'intero progetto, poi Kaspersky, che è un altro partner. Kaspersky è una società informatica il cui obiettivo è quello di combattere la criminalità informatica. Poi Una Casa per l'Uomo è una ONG che ha sede in Veneto, che garantisce assistenza per violenza di genere e anche terapie per i perpetratori di queste forme di violenza. Poi abbiamo la Regione del Veneto, che è altresì partner di questo progetto. E poi abbiamo la European Network of Work with Perpetrators, che fa parte anch'essa di questo progetto. Quindi io coordino l'intero progetto sotto l'egida dell'Università di Blanquerna, coordino anche la ricerca della rete europea. Come potete vedere, questo progetto ha un grande impatto in Italia, in particolare nella regione Veneto.
Quindi credo che sia interessante per voi ascoltare di cosa vi parlerò. Una breve panoramica della European Network for the Work with Perpetrators, per chi non la conosce, è una rete che è stata fondata nel 2014, che conta al momento 64 membri che sono attivi in 32 paesi diversi dell'Europa. I nostri membri sono programmi per chi perpetra violenza domestica, ricercatori, nonché vittime e servizi di supporto delle vittime. Il nostro obiettivo è di prevenire la violenza nelle relazioni intime e soprattutto promuovere uguaglianza di genere, il fenomeno che quindi è basato sul genere. Migliorare la sicurezza delle donne e dei loro figli. Vogliamo mantenere al sicuro le vittime della violenza garantendo un lavoro attivo con chi commette questi atti di violenza. Quindi cerchiamo di migliorare e valorizzare anche il percorso terapeutico di chi commette questi atti di violenza per, di riflesso, garantire una maggiore sicurezza delle donne e dei figli. In questo contesto abbiamo partecipato a diversi progetti europei. Uno di questi è il progetto Destock, di cui parlerò tra un attimo. Ma voglio citare anche un altro progetto, il progetto Men in Care. È un progetto in cui si sottolinea qual è il ruolo di cura dei genitori. Ed è un progetto molto interessante, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di cura. Per quanto riguarda il progetto Destock, è un progetto che è finanziato dalla Commissione europea in parte e dall'Equality and Citizenship Program nel 2020. La durata è di 2 anni, è nato a gennaio del 2021, si concluderà a gennaio 2023, quindi è un progetto piuttosto recente. Parlerò degli obiettivi del progetto e parlerò anche di qual è lo stato dell'arte del progetto. Qual è il retroterra di questo progetto? Perché abbiamo deciso di concentrarci su questo aspetto, perché riteniamo che questo progetto sia importante. Innanzitutto, come già saprete, una donna su 10 ha vissuto una qualunque forma di violenza informatica dall'età di 15 anni e il 20% delle giovani donne sono soggette a molestie sessuali online. La cyberviolenza include molestie sessuali, bullismo di stampo misogino, stalking informatico, revenge porn e soprattutto installare segretamente stalkerware e relative applicazioni sui telefoni cellulari. Sappiamo altresì che il 70% delle donne che sono vittime di stalking online sono anche sopravvissute a violenza sessuale o fisica da parte di un compagno o un ex compagno, quindi vediamo un chiaro collegamento tra uno stalking online e aver già vissuto purtroppo episodi di violenza fisica o sessuale. Inoltre il 71% di chi commette violenza tiene sotto controllo le attività informatiche delle donne e il 54% tracciano i relativi telefoni sessuali utilizzando software appositi. Quindi vedete che c'è un collegamento anche in questo caso. Chi si è reso colpevole di violenza domestica è anche colpevole spesso di violenza informatica, ovvero stalking attraverso applicazioni ad hoc. Cos'è lo stalkerware e perché ci concentriamo sulla cyberviolenza nella fattispecie? Stalkerware è un software che è disponibile commercialmente, è un software che consente a un operatore da remoto di monitorare le attività sul dispositivo di un altro utente senza il suo consenso. Può essere installato su un laptop, su un telefono cellulare, su qualsiasi dispositivo che abbia una connessione Wi-Fi. Cosa può fare chi commette questi atti installando questa app? Può conoscere la vostra posizione, può vedere la cronologia della vostra navigazione internet, può visualizzare messaggi di testo, possono visualizzare le chat sui social media.
partecipanti possono anche fare una registrazione video, quindi vedere cosa vedete voi, anche una registrazione audio, possono ascoltare quello che dite al telefono fondamentalmente o attraverso un altro dispositivo. È uno spyware legale perché è un qualcosa che è disponibile in commercio. L'incremento del ricorso allo stalkerware sui dispositivi mobili degli utenti a livello globale è senza freni. I paesi maggiormente colpiti da questo fenomeno sono Germania, Italia e Francia. Ecco perché poniamo l'accento in particolare sull'Italia nell'ambito di questo progetto. Fondamentalmente il nostro obiettivo e quello che desideriamo ottenere è garantire uno spazio internet che sia sicuro, che sia un luogo di responsabilizzazione per tutti, in particolare donne e giovani donne. E soprattutto vogliamo sensibilizzare nei confronti della cyberviolenza e dello stalkerware in diversi gruppi target e migliorare la capacità tecnica. Quali sono i nostri gruppi target? Innanzitutto vogliamo formare dipendenti pubblici e professionisti che lavorano con le vittime e con chi commette questi abusi sulla questione della cyberviolenza e il stalkerware. Vogliamo aggiornare gli strumenti disponibili e valorizzare la competenza di questi professionisti che lavorano con le vittime e con chi si rende colpevole di queste forme di violenza sulla cyberviolenza e lo stalkerware, e vogliamo sviluppare una campagna su un argomento così complesso per sensibilizzare il pubblico in generale, in modo da garantire un empowerment delle potenziali vittime future e generare un atteggiamento critico da parte dell'opinione pubblica nei confronti di questa questione, che è chiaramente dal lockdown si è andato aggravando. Qual è la struttura del progetto? Questo è un progetto di 2 anni, e lo ribadisco, sono più o meno 6 mesi che è in corso e abbiamo 5 pacchetti di lavoro, che sono 5 flussi di lavoro diversi. Il primo e il 5 chiaramente sono un po' più generali, riguardano la gestione e il coordinamento del progetto, quindi sono argomenti generali. In particolare l'ultimo si concentra sulla disseminazione dei risultati, quindi parlare dei risultati, di cosa ha discusso il progetto per il gruppo target. Quest'ultimo pacchetto, il pacchetto 5, è guidato dalla rete europea di chi commette gli abusi, quindi non parlerò del pacchetto 1 e del pacchetto 5 per questi motivi che ho citato, mi concentrerò sul pacchetto di lavoro 2, 3 e 4, che sono un pochino più tecnici. Parlerò delle attività specifiche di questi pacchetti di lavoro. Come potete vedere, il pacchetto di lavoro 2 è il primo che abbiamo avviato, si concluderà tra qualche mese. In questo pacchetto di lavoro vogliamo sviluppare un sistema di formazione online sulla cyberviolenza, sullo stalkerware e il rapporto tra la cyberviolenza e lo stalkerware nel contesto della violenza di genere. È un pacchetto di lavoro guidato da Kaspersky, che è l'azienda IT che ho citato prima, che è partner di questo progetto, ma tutti i partner hanno contribuito allo sviluppo di questo strumento di formazione online. Ne parlerò più diffusamente tra qualche minuto. Poi abbiamo il pacchetto di lavoro 3. È un pacchetto di lavoro che si concentra sulla valorizzazione della capacità delle ONG e dei professionisti che lavorano con le vittime e con chi si rende colpevole degli abusi, soprattutto per migliorare la conoscenza e la sensibilizzazione nei confronti della cyberviolenza e dello stalkerware. Ed è guidato da un ONG che ha sede nella regione Veneto. Ed infine abbiamo il pacchetto di lavoro 4, che si concentra su una valorizzazione della capacità dei portatori di interessi interessati e gli istituti e le istituzioni pubblici, in questo caso le istituzioni pubbliche. In questo caso è la regione Veneto che è responsabile di questo pacchetto di lavoro. Questo pacchetto comincerà più o meno a metà del progetto e si concluderà al termine del progetto stesso. Quali sono le principali attività, i principali obiettivi di ognuno di questi pacchetti di lavoro? Nel pacchetto di lavoro 2, nell'ambito del quale stiamo sviluppando lo strumento di formazione online, ci concentreremo su i seguenti gruppi target, i professionisti dei
che operano con chi commette gli abusi e altri portatori di interessi, come ad esempio funzionari di polizia, professionisti del sistema giudiziario. Quindi altri portatori di interessi e professionisti che sono collegati alla questione della violenza di genere. Quindi dobbiamo definire la questione della violenza di genere. E questo strumento di formazione online, che si concentra su questi gruppi target, ha come finalità quello di spiegare perché è così importante avere un approccio di genere alla cyberviolenza, perché dobbiamo avere un approccio incentrato sulla vittima per quanto riguarda lo stalkerware, e soprattutto si concentra anche su aspetti relativamente informatici dello stalkerware, come ad esempio prevenire il ricorso allo stalkerware o ostacolare l'utilizzo dello stalkerware, e poi proporre un piano di sicurezza che può essere garantito se la cyberviolenza e lo stalkerware vengono perpetrati. Quindi per garantire questa formazione online abbiamo dato vita a delle sessioni di focus group con professionisti da ognuno di questi tre gruppi target, e in questi gruppi focus abbiamo raccolto informazioni rispetto alle conoscenze che mancano, le sfide che devono essere affrontate. Quindi è una formazione che fondamentalmente si concentra proprio su queste informazioni che abbiamo raccolto e si concentra poi su formazione pratica con esempi concreti, con attività che si concentrano proprio su questi aspetti più specifici. Il contenuto del pacchetto di formazione online è già disponibile. Adesso Kaspersky sta lavorando sull'aspetto prettamente informatico, quindi sulla piattaforma. Questa formazione sarà disponibile in inglese, francese, italiano e tedesco. Quindi tutti gli interessati possono partecipare a questa formazione, sarà gratuita, quindi sarà disponibile a tutti, anche in spagnolo. Questa formazione partirà più o meno a ottobre e se siete interessati chiaramente possiamo condividere con voi i link a questo pacchetto formativo. Il pacchetto di lavoro 3 si concentra su una valorizzazione delle capacità di professionisti che lavorano con le vittime e con chi commette cyberviolenza e utilizza stalkerware. Vogliamo chiaramente adattare gli strumenti che vengono utilizzati in questo contesto, come ad esempio strumenti di valutazione del rischio per valutare il rischio di violenza, il toolkit Impact che i professionisti usano per valutare l'esito dei relativi programmi che riguardano i carnefici, tra virgolette, valutazione delle violenze, valutazione del rischio di cyberviolenza, eccetera. Quindi stiamo adattando questi strumenti che sono già disponibili. Una volta adattati, garantiremo dei training pratici in presenza, si spera, e non online, dei workshop che avranno luogo in Italia localmente, e più o meno prevediamo di organizzarli a gennaio del prossimo anno. Questi training saranno quindi erogati localmente in Italia e sarà un progetto pilota per ulteriori sessioni formative che si terranno altrove in Europa. Poi abbiamo il pacchetto di lavoro 4. Come ho detto, il pacchetto di lavoro 4 è un progetto di capacity building per i portatori di interessi per affrontare la questione della cyberviolenza e l'utilizzo di stalkerware. Cosa vogliamo fare con questo pacchetto di lavoro? Vogliamo coinvolgere le istituzioni, le ONG e i portatori di interesse in una campagna territoriale sulla cyberviolenza e sul ricorso allo stalkerware. Vogliamo sensibilizzare il pubblico attraverso una campagna locale, pilota, e poi vogliamo sviluppare una strategia di cooperazione a livello locale per affrontare questa questione, che si possa quindi replicare a livello europeo. Cosa faremo? Organizzeremo tavoli rotonde con ONG e enti pubblici per discutere e approvare la campagna territoriale. Gestire una campagna di sensibilizzazione sulla questione della cyberviolenza e sugli stalkerware può essere un po' difficile, perché vogliamo farlo chiaramente in modo molto sicuro, in modo da non dare informazioni
ai potenziali carnefici, che il nostro obiettivo sia quello fondamentalmente di dare un empowerment a potenziali vittime di cyberviolenza. Quindi quello che vogliamo è riflettere molto accuratamente su quali messaggi dobbiamo comunicare, quali concetti condividere, chi saranno i nostri gruppi target e come gestiremo queste campagne in modo veramente molto sicuro per le potenziali vittime. Questo è il nostro timore. Ecco perché diciamo che questa campagna è un po' complessa. Quindi organizzeremo queste tavole rotonde per valutare proprio con le ONG e con gli enti pubblici come gestire in maniera sicura questa campagna. Poi avremo chiaramente una fase pilota di questa campagna nel contesto italiano e poi elaboreremo delle linee guida a livello europeo per replicare queste campagne in altri paesi. Ed infine avremo un evento conclusivo e una conferenza stampa in Italia con 100 partecipanti a livello locale e internazionale. Questo è quanto. Sono stata molto veloce, presto attenzione all'orologio. Qui vedete il link al nostro progetto, al sito web, e avete anche i miei contatti se avete domande da sottopormi. Grazie. Tanto grazie, grazie anche per aver rispettato i tempi assegnati. È molto interessante il progetto, avremo modo magari di seguirlo e anche di provare a mantenere un contatto. E proprio in relazione a questo progetto anche di formazione, io darei la parola alla dottoressa Annalisa Leghini, perché penso che sia proprio la persona più adatta ad indicarci quali sono oggi le violenze, diciamo, tecnologiche più diffuse, anche le modalità, le possibilità di lavorare per arginarle. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, io sono il direttore della seconda divisione del servizio Polizia Postale. Due parole per dire chi siamo e come siamo organizzati. La Polizia Postale è una specialità della Polizia di Stato, al pari della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e altri reparti specialistici della Polizia di Stato, appunto. E siamo organizzati con un servizio centrale e un'articolazione sul territorio che è formata da 20 compartimenti a livello regionale e uffici in ogni capoluogo di provincia. Le nostre competenze sono le più importanti, sono quelle contro gli attacchi cyber, la protezione di infrastrutture critiche fatte attraverso il nostro centro nazionale appunto di protezione deputato, il contrasto alla pedopornografia online con il nostro CNPCO, contrasto alla pedopornografia che però non è più esclusivo solamente appunto come attività, ma riguarda tutte le situazioni in cui c'è una vittimizzazione dei minori o minori come autori di reato. All'interno della mia divisione c'è poi anche quell'area che si occupa dei reati commessi nei social, e quindi ecco che qui viene l'impegno e il contrasto per tutte quelle che sono le violenze online contro le donne. Sia quando queste violenze si sviluppano nell'ambito di relazioni reali, quindi riconducibili a dei legami sentimentali, o comunque quando gli autori sono conosciuti dalle vittime, e quindi la violenza online è a volte anche una prosecuzione di una violenza che avviene già offline, oppure quando le minacce derivano da sconosciuti o comunque da persone strane al contesto più ristretto della vittima, e che non di meno però vanno a colpire la libertà di espressione, il diritto alla privacy della donna, la reputazione, la sua sfera privata e sociale, che sono appunto prese di mira. In questi ultimi anni assistiamo a dei fenomeni abbastanza, diciamo, preoccupanti, sulla quale a volte il contrasto, lo ammettiamo, diventa difficile, anche se non impossibile. Pensiamo a tutti quei casi in cui la violenza virtuale contro le donne diventa elemento di condivisione con altri utenti,
sia attraverso i like, sia attraverso proprio la creazione di gruppi che vengono fatte su delle piattaforme che garantiscono un certo anonimato, cioè una certa garanzia di anonimato rispetto agli utenti. Utenti che creano appunto dei gruppi, questo avviene soprattutto su Telegram, dei gruppi che possono contare fino a 200.000 iscritti, all'interno dei quali vengono pubblicati e condiviso dei video e delle foto intime, comunque contenuto sessualmente esplicito, che a volte riguardano anche dei minori. Dicevamo, questa piattaforma garantisce un certo anonimato. Questo però non significa che le indagini siano impossibili. Infatti anche di recente sono state fatte delle attività di indagine alla polizia postale, che ha portato all'individuazione degli amministratori di questi gruppi. Pensiamo poi come a volte certi software permettano di perpetrare certi tipi di condotta attraverso l'utilizzo della intelligenza artificiale. Pensiamo per esempio al software il DeepNude, che partendo dalla sola immagine di un volto riesce a ricostruire l'aspetto del corpo senza indumenti, e questa foto poi può essere fatta circolare ovunque, anche se chiaramente non è una foto reale, appunto per quanto riguarda il corpo. Prima di passare ad altri fenomeni che noi appunto osserviamo, vediamo che tutte queste condotte sono in generale le condotte di violenza in rete, quindi di cyberstalker, di haters e quant'altro, sono mossi da una certa da delle situazioni che possono influenzare, diciamo, la condotta dell'autore del reato. La sensazione di essere anonimi, sensazione che può derivare sia da una certa capacità informatica di chi utilizza il mezzo, e quindi ritenere di aver posto in essere tutte le strategie per non essere rintracciato, sia viceversa anche da una totale incompetenza di chi lo utilizza per compiere questi reati. Queste comunque possono in generale la convinzione di non essere rintracciati. Una minore percezione da parte dell'autore della gravità dei comportamenti che pone in essere, e questo è dettato soprattutto dal fatto che questi tipi di azioni sono molto semplici, molto, molto facili, possono essere fatte da casa, dal luogo di lavoro. Un'assenza dei limiti spazio-temporali, il cyberstalking investe per esempio la vittima ogni volta che si connette con la rete, con il mezzo elettronico, e anche un certo sentimento di affievolimento del sentimento di compassione che la vittima prova. Dal punto di vista normativo, noi abbiamo assistito negli ultimi anni a una grossissima evoluzione dal punto di vista del contrasto. Già nel 2013, quando in Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne, la violenza domestica, che poi ha portato anche la previsione normativa sul femminicidio. Però per rimanere sulla violenza perpetrata online, abbiamo appunto queste previsioni normative abbastanza recenti che hanno fatto sì che fossero colpite delle fattispecie di reato che prima esistevano, ma venivano contrastate con altre figure di reato che non erano pienamente corrispondenti a queste fattispecie. E questo è venuto sia con la previsione dell'articolo 612 bis degli atti persecutori, quindi lo stalking, anche il cyberstalking, e più recentemente con la normativa del 69 del 2019, con il cosiddetto codice rosso.
I reati attraverso i quali si configura la violenza sulle donne sono sempre quasi reati plurioffensivi, cioè offendono sia l'incolumità, ma la libertà personale, la libertà di espressione, la privacy assolutamente, ma anche l'onore e a volte anche il patrimonio. Tornando al discorso appunto dei fenomeni di violenza che concretizzano violenza contro le donne online, soffermiamo un attimo appunto su questo discorso di questa fattispecie prevista dalla legge del 2019, la 69, questo è la cosiddetta codice rosso. In particolare appunto c'è l'articolo 612 ter va a punire la condivisione di immagini a contenuto sessualmente esplicito che vengano diffuse senza il consenso della persona interessata. La norma fa anche di più, e questo è un passaggio molto importante, perché va a punire anche chi contribuisce alla diffusione, e questo è un passaggio fondamentale, perché di solito in questa fattispecie di reato poi il carnefice non è mai solo, ma c'è una comunità che si forma intorno al carnefice, a chi ha avuto per primo in mano il documento, diciamo così, originale. Questo fenomeno rimane molto nel sommerso, però è un fenomeno che da quando noi abbiamo appunto la possibilità di fare delle statistiche, e questo accade appunto dal 2020, vediamo che è in ascesa. Basti solo pensare che rispetto ai dati che noi abbiamo di Revenge Porn nel 2020, per il primo semestre del 2021 questi dati sono stati uguagliati. Quindi questo fa capire il trend, e sicuramente c'è anche una maggiore consapevolezza nel denunciare, anche se un senso di vergogna, di ritrosia ancora permane nelle vittime, ma in realtà non denunciare fa sì che si rischia di diventare alleato in qualche maniera del carnefice. Questo fenomeno, il rever porn, noi appunto avendo anche questo osservatorio del CNPCO, vediamo che anche sta prendendo purtroppo molto piede anche fra i giovani, perché proprio fra i giovani è diffuso il fenomeno del sexting, cioè di questa abitudine di scambiarsi delle immagini a contenuto sessualmente esplicito. Riguarda, diciamo, tutte le fasce di età, però si sta diffondendo anche fra i minori. Quando poi appunto il patto in qualche maniera si rompe e le immagini vengono buttate in rete, le cose appunto si complicano. Noi da questo punto di vista come Polizia Postale possiamo fare molte cose, possiamo cercare di rimuovere questi video, però questo per esempio può accadere se il video è inserito all'interno di un sito e quindi chiederne la rimozione. Si può provare a chiedere la deindicizzazione, quindi il video non sarà più rintracciabile facendo una semplice ricerca sui motori, ma solamente conoscendone il link preciso. Ma quando questi video finiscono nelle piattaforme di messaggistica istantanea, pensiamo a WhatsApp, chiaramente impedirne rimuoverli o impedirne un'ulteriore diffusione diventa veramente difficile. Più semplice è comunque arrivare alla identificazione degli autori di reato, perché nonostante tecniche di anonimizzazione che possono essere utilizzati, però le nostre tecnologie di indagine ci permettono di risalire agli autori. Abbiamo un'ottima collaborazione con le piattaforme social che ci forniscono i dati necessari appunto per i dati di connessione, che sono poi necessari per risalire agli autori ai titolari degli account con cui è stata posta in essere la condotta criminosa.
E accenno ad altri fenomeni che sono sempre emergenti in questo periodo, quello dei cosiddetti stupri virtuali. Stupri virtuali fa riferimento a dei gruppi su delle piattaforme social, a dei gruppi chiusi all'interno del quale vengono postate delle foto prese da profili social oppure anche scattate per strada nei confronti di donne inconsapevole e vengono foto che poi vengono commentate con un repertorio infinito di volgarità e di oscenità. Ormai poi da tempo assistiamo al fenomeno in cui sempre per vendetta le foto delle vittime vengono inserite in siti porno con tanto di riferimenti all'identità della vittima, al cellulare, alla mail, addirittura all'indirizzo di abitazione, con la conseguenza che la vittima viene chiamata da gente che richiede appuntamenti. Io sto per concludere l'intervento con un paio di considerazioni. Sicuramente sarà auspicabile che con interventi di intelligenza artificiale, quindi machine learning, le piattaforme possano effettuare a campione, senza che venga assolutamente violata la privacy di quello che accade appunto sulle piattaforme stesse, in modo da arginare questo tipo di violenza. Però un'ultima cosa vorrei accertare: noi all'interno del nostro servizio Polizia Postale abbiamo un commissariato virtuale, il commissariato IPS online, che può essere utilizzato sia per fare denunce, ma soprattutto per fare tante segnalazioni e per avere anche tante informazioni sui reati che vengono commessi in rete, con tanti consigli. Ecco, recentemente noi abbiamo avuto molte segnalazioni di utenti che avevano visualizzato dei video in cui delle donne, video soprattutto postati su TikTok, in cui delle donne parlando o magari facendo un balletto, ballando, insomma facendo delle cose, avevano lasciato intravedere il gesto della mano, che significa violenza domestica. Quindi ecco come in questo caso la rete sia serva per, in questo caso anche per poter venire in aiuto della donna. Ecco, in questi casi noi che non sappiamo chi è l'autore del video e della donna che sta in quel momento chiedendo aiuto, ci attiviamo immediatamente in tempo reale per risalire al titolare dell'account, e in questo caso, essendoci un pericolo di vita anche imminente, i gestori delle piattaforme ci forniscono subito i dati di connessione, prescindendo dalla richiesta dell'autorità del provvedimento dell'autorità giudiziaria, che invece è necessaria in tutti quegli altri casi. Quindi noi in tempo reale riusciamo a risalire al profilo, alla connessione all'utenza telefonica, che chiaramente è un titolare, e poi lì diciamo che il nostro compito si esaurisce, perché poi mandiamo sul territorio a verificare se c'è una reale situazione di pericolo le forze territoriali più vicine di polizia, più vicine all'abitazione della vittima o presunta tale. Io chiudo qui il mio intervento e ringrazio ancora per l'invito. Grazie, la ringraziamo. Dunque, la tecnologia per esercitare violenza, ma la tecnologia utilizzabile volendo anche per contrasto per appunto alla violenza. Diamo la parola all'ultimo intervento, anche qua ringraziando per la pazienza di aver atteso, ma invitando a stare nei 15 minuti, perché poi dovremo staccare la diretta nei tempi stabiliti. E do la parola alla professoressa Marilisa D'Amico, in specie per raccontarci un po'
il tema della mappa dell'intolleranza 5.0 e quindi come si possa smascherare ad esempio l'odio sui social. Grazie. Grazie a tutti, anch'io vorrei condividere il... scusatemi, se riesco, perché ho un nuovo computer e infatti non ci sono ancora. Dovrò fare senza slide, ma forse questo mi permetterà anche di essere, ve le mando comunque, questa presentazione che non riesco adesso ad aprire, purtroppo non riprovo, ma non desktop 1. Consenti, niente, non mi consente ancora. Mi hanno montato ieri il portatile nuovo, ma evidentemente queste funzioni non ci sono ancora, scusatemi davvero. In realtà questo mi consente di stare proprio nei 15 minuti e di dire alcune considerazioni generali, perché ho ascoltato tutta la mattinata che è stata di grande interesse. Non avevo dubbi che, essendoci la CGIL e Susanna Camusso, ci fosse già un approfondimento sulle tematiche che sono davvero importanti, e cioè proprio cercare di incrociare, di ragionare sulla intelligenza artificiale, sul fatto che questo mondo digitale in realtà non nasca e non continui a produrre discriminazioni soprattutto per le donne ancora più forti, quindi un'intelligenza artificiale appunto giustamente come dite degenere, cioè però ragioniamo su questi punti e anche su incrociare queste tematiche come avete appunto fatto in questa iniziativa con le sfide del PNRR. Allora, mi permettete di dire due o tre cose e poi parlerò del progetto. In un volume che ho scritto l'anno scorso, che si intitola Una parità ambigua e che inizia parlando appunto delle discriminazioni di genere che nascono nella Grecia, l'ultimo capitolo, quindi si parte dal mondo antico, ma si arriva a due capitoli, uno sulla pandemia e l'ultimo sulla intelligenza artificiale, di cui io parlo come di un'intelligenza artificiale contro le donne. Cioè è incredibile pensare come nel mondo classico praticamente la società nasca con una forte esclusione delle donne da una partecipazione che poi si protrae ed è ancora oggi di cui noi soffriamo tantissimo, e come oggi il mondo dell'intelligenza artificiale appunto sia nato maschile, produca delle discriminazioni e rischi di essere veramente dannosissimo anche per i pochi progressi che abbiamo fatto, e molte cose sono già state dette. Secondo punto importante, le università. Qui le università svolgono un ruolo centrale, perché sappiamo tutti i dati e noi sempre di più dobbiamo fare in modo che non solo si iscrivano più studentesse non solo nelle lauree STEM, ma soprattutto nella facoltà di informatica, dobbiamo anche renderci conto che in questo momento, che qualche tempo fa era meglio, la situazione era migliore, ma non solo appunto quindi che si laureino poi tanti, molte più appunto donne in queste discipline, ma anche che possano poi rimanere, che poi abbiano le stesse occasioni di lavoro degli uomini, e su questo anche le università comunque secondo me facendo rete potrebbero fare molto di più e incrociare quindi la sfida del PNRR. Avete già messo in luce benissimo in tanti interventi, la pandemia è stata un'esperienza tragica da cui non siamo ancora usciti, da cui però abbiamo imparato anche tante cose, soprattutto noi tutti, lo dico per prima, io non sapevo utilizzare quasi nulla dei collegamenti informatici, o meno avevo fatto qualche lezione, qualche conferenza online, ma pochissimo, insomma in poco tempo ci siamo tutti, comunque abbiamo dovuto fare un salto di qualità. E allora la sfida del PNRR sarà proprio quella di lavorare insieme, cioè di lavorare insieme con i saperi diversi in modo interdisciplinare, incrociando tutte le energie e le competenze che ci sono nel nostro paese. Ecco, l'esperienza di Vox Diritti e questa mappa dell'intolleranza, vi ringrazio molto di avermi fatto parlare di questo, perché? Perché questo progetto è nato appunto come un progetto che mappa i tweet,
quindi si rivolge a una, diciamo, un settore specifico della, diciamo, dei social, che ha delle caratteristiche specifiche. Adesso non stiamo appunto ad approfondire questi punti, ma insomma sono note a tutti, e tuttavia è significativo proprio perché il tweet si può ritwittare, quindi si capisce anche bene, è un buon barometro, insomma, di quello che è il linguaggio discriminatorio. Noi abbiamo mappato tutte le discriminazioni e lo facciamo dal 2015. Qual è il dato più significativo, che incrocia anche con tante cose che sono state dette? Il dato più significativo è che i tweet sessisti, quindi quelli contro le donne, quindi la misoginia, è praticamente il dato più alto quasi sempre. Solamente 2 anni fa era più alto il razzismo, ma per poi, diciamo, recuperare purtroppo questa prima posizione. E questo progetto è nato come un progetto che però, e questo è l'aspetto un po' diverso rispetto, nel senso che fa un po', diciamo, completa le cose bellissime e interessantissime che sono state dette prima di me su questo tema della violenza, del linguaggio e anche del tema appunto di come si può utilizzare la tecnologia al servizio della violenza. Quindi non solo mappa e si rende conto della realtà, e si rende conto anche di realtà geolocalizzando questi tweet e anche cercando di capire come possono anche modificarsi le espressioni di odio nei confronti delle donne. È un aspetto chiarissimo. Perché? Perché dal 2015 noi abbiamo osservato i tweet sessisti, generici. Nel 2019, la ricerca sul 2019, cioè sull'anno prima della pandemia, era una ricerca, a causa anche di una situazione politica particolare, in cui ad essere preso di mira erano soprattutto e molto, insomma, non soprattutto, le donne politiche, le donne che facevano qualche cosa. Ed è stato oggetto di una vera e propria campagna di odio e di denigrazione la senatrice Liliana Segre, che non a caso riuniva su di sé il fatto di essere donna e di essere anche appunto ebrea, quindi diciamo la cosiddetta doppia discriminazione. E questo è un dato molto, molto significativo. A molto significativo è anche la ricerca fatta nei mesi di pandemia, perché qui assistiamo per la prima volta a uno sviluppo dell'odio nei confronti delle donne, non per il loro aspetto fisico, non in maniera generica, ma per il loro lavoro. Quindi quel mondo che è stato descritto benissimo dalle architette, cioè una pandemia che ci ha chiuso nelle mura domestiche e che quindi ha praticamente alimentato la violenza, diciamo, domestica, e ci sono i dati, dal punto di vista del web si riflette anche nel fatto che c'è un'intolleranza evidentemente maschile nei confronti di donne che lavorano, di donne che cercano di faticosamente, tra l'altro, di conciliare. E questo è stato un dato molto significativo. Però questo per arrivare a che cosa? Per arrivare al fatto che questo progetto ha avuto sicuramente un... non è mai stato fine a se stesso, perché fin dal primo anno noi abbiamo fatto di questa mappa dell'intolleranza un'attività di terza missione, cioè è un'attività di lavoro con le scuole superiori e anche ovviamente con i nostri studenti universitari che seguono corsi. Io stessa ne facciamo tanti, abbiamo anche un corso di perfezionamento sulla violenza contro le donne in cui parliamo anche di questi temi, però in particolare abbiamo lavorato con gli studenti delle scuole superiori facendone i cosiddetti progetti di alternanza scuola-lavoro. Allora, è incredibile vedere proprio, perché tutto quello che ha detto appunto la rappresentante della Polizia Postale è stato molto significativo. Cioè è incredibile appunto ormai qual è la dimensione della violenza e del cyberbullismo, che ha delle proporzioni spaventose, però è incredibile vedere dei ragazzi delle scuole superiori che entrano abbastanza inconsapevoli anche del grado anche di come appunto quelle parole possano trasformarsi in messaggi che fanno male a delle persone, che portano addirittura appunto alcuni ragazzini a suicidarsi, quindi abbastanza inconsapevoli delle conseguenze delle loro azioni nel cliccare, nel
diciamo, nel stare sul web in maniera intollerante e aggressiva, e piano piano rendersi conto, ovviamente non tutti, ma quasi tutti, dell'importanza appunto di cambiare. Quindi noi con le scuole facciamo dei progetti in cui si ragiona sulla mappa dell'intolleranza, ma si fa anche un grosso lavoro di contronarrazione, cioè quali sono allora le parole inclusive che tu immetti nel web e immetti a livello di messaggio, che può essere la parola, può essere magari anche il video. Molti ragazzi hanno con noi realizzato dei piccoli video anche molto significativi. Quali sono quelle parole o quelle, diciamo, quel modo di comunicare che può cambiare la realtà? Perché la realtà si può cambiare anche positivamente. Dico le ultime due cose e poi mi taccio, poi vi manderò appunto questa presentazione. Mi scuso davvero tanto perché più che altro c'hanno due o tre punti interessanti, ma niente. La tecnologia può anche tradire. In tutto questo la tecnologia la stiamo utilizzando anche per lavorare a fondo in università sulla violenza contro le donne, su queste tematiche, in maniera interdisciplinare. Ed è nato da marzo un osservatorio sulla violenza contro le donne, che è nato praticamente dalla cooperazione anche con il Tribunale di Milano e con i magistrati che si occupano di violenza, con l'Associazione delle Donne Maltrattate, con Cairo Editore, perché ci sono vari giornalisti che si occupano di queste cose. L'aspetto che vi volevo dire è proprio questo, ed è sempre un aspetto di prevenzione, di fare formazione e cultura per prevenire. Questo sito, se lo andate a guardare, si chiama OVD-UNIMI, è un sito alimentato da una trentina di studenti volontari che volontariamente, ancora prima che io gli riconoscessi tre crediti, perché oggi ragazzi spesso diceva fai questa cosa ma è neanche un vantaggio, volontariamente si sono messi a disposizione per alimentare il sito, per fare ricerca con noi. Quindi io credo che davvero abbiamo di fronte una grande sfida. È importantissima anche un confronto come questo, ma soprattutto continuare a lavorare in sinergia, perché la realtà è questa: il mondo digitale è sicuramente un mondo che, non governato e lasciato libero, può essere, come sappiamo, molto dannoso, e soprattutto per le donne, ma abbiamo anche la possibilità con gli stessi strumenti di cambiare la realtà. Quindi questo è il messaggio che vi volevo lasciare salutando Susanna Camusso. Grazie. Grazie, grazie Marilisa, grazie dei contributi che sono stati dati. Io ringrazio tutte. Thank you very much, Marilisa. Per la traduttrice che tratta il diretto. Io ringrazio tutte le relatrici che sono intervenute. Vorrei anche chiedere a tutte loro se condividono con noi i materiali che hanno utilizzato e se sono, come dire, anche disponibili a ulteriori approfondimenti nel tempo, perché credo che il primo messaggio che possiamo dare da questa iniziativa è quanta complessità dobbiamo affrontare, quante relazioni interdisciplinari nascono da ognuno degli aspetti che abbiamo affrontato, e quindi anche dell'assoluta necessità di immaginare la giornata di oggi come l'avvio di ulteriori elaborazioni. Come Cinzia diceva già introducendo i lavori, noi non arriviamo ad oggi senza avere alle spalle un lavoro e un'elaborazione. Abbiamo anche prodotto due manuali nel tempo rispetto a come il sindacato possa affrontare il tema della digitalizzazione, avendo assolutamente presente quanto la digitalizzazione intervenga sui modelli di lavoro, sulle caratteristiche del lavoro, anche qui offrendo opportunità ma anche aprendo a moltissimi rischi, ma tutto questo ci induce anche a pensare che cosa vuol dire per la condizione sociale e che cosa vuol dire per le donne. Noi usiamo sempre, ormai come dire, molti saranno stufi di sentircelo dire, ma usiamo sempre una premessa che è quella che la tecnologia non è neutra. Altrettanto utilizziamo una premessa che è quella che noi non abbiamo un atteggiamento antitecnologico, anzi pensiamo che la tecnologia sia una delle fondamentali frontiere
del futuro, ma proprio perché non è neutra nei confronti della condizione delle donne, ma non è neutra nemmeno per quello che succede sul terreno del lavoro, della tecnologia bisogna discutere molto e bisogna avere processi di governo della tecnologia. La mattinata è stata molto intensa, io provo a ricavarne come dire, tre filoni sui quali continuare a riflettere, che partono in verità dal sottotitolo che potremmo mettere ad ognuno dei panel, e cioè spazio, tempo e obiettivi. Obiettivi riferiti al PNRR perché è la scadenza diciamo più immediata, ma in realtà sono obiettivi di sguardo sociale nella prospettiva. E allora il primo tema, se bisogna governare la tecnologia, è come la si progetta e come la si programma. C'è una grande attenzione, è stata anche molto ben evidenziata dal primo intervento del primo panel, del bisogno che le donne siano presenti in quelle che vengono chiamate più genericamente le discipline STEM, nella formazione tecnologica, direi anche nell'alfabetizzazione tecnologica per alcuni aspetti, e non abbiamo nessun dubbio su tutto questo, ma siamo anche attenti a pensare che però noi abbiamo bisogno di una progettazione, di una programmazione che è interdisciplinare, che non è esclusivamente specialistica. Una cosa è affermare il bisogno che ci siano donne programmatrici, donne che fanno cloud computing, donne che si occupano di inventare algoritmi diversi magari da quelli inventati dagli uomini, ma poi la finalità di tutto ciò non può essere giocata solo in una dimensione specialistica di perenne rincorsa, ma deve essere giocata in una dimensione di progettazione complessiva del nostro habitat, come poi abbiamo visto nel disquisire in particolare sulle città, ma comunque sullo spazio e l'uso collettivo dello spazio. Abbiamo bisogno di una progettazione, di una programmazione, di un governo che sia interdisciplinare anche per un'altra ragione. I processi di individualizzazione che sono intervenuti non solo in funzione della tecnologia, ma sono intervenuti in funzione del mercato, in funzione di un sistema di modelli sempre più individualistici di consumo, come dire, hanno a che fare con i modelli di sviluppo generali della nostra società, però hanno indotto e inducono una dimensione per cui si agisce sugli individui e si evita la discussione sul collettivo, come se la dimensione fosse che l'individuo in qualche modo è permeabilizzabile ai messaggi, per esempio, che possono dare le piattaforme, il collettivo in qualche modo invece è conflittuale e determina modelli differenti. Ma noi siamo esattamente un'organizzazione collettiva, il lavoro è una dimensione collettiva, la condizione di essere donna è una condizione collettiva, e proprio per questo credo che noi non possiamo non mettere in evidenza che tra i terreni della progettazione, del pensiero, del rapporto tra società e tecnologia, la dimensione collettiva sia una dimensione fondamentale, perché sennò il rischio, come ci veniva detto poco fa, è che l'alimentazione delle discriminazioni anche nei modelli digitali e tecnologici intervengano su diritti che daremmo per acquisiti. Poi le donne sanno bene che i diritti non sono mai acquisiti per sempre, bisogna sempre, come dire, lottare per mantenerli, così come sappiamo bene che la nostra libertà è una delle cose più fastidiose per il privilegio maschile e per il patriarcato, e quindi non lo diamo mai per scontato, però ci piacerebbe non ricominciare ogni volta da capo, cioè, come dire, dare per acquisita una dimensione di diritti rispetto al quale muoversi. Però, dicevo, il terzo sottotitolo è che obiettivi ci diamo e come li affrontiamo. E qui proverei a fare due ragionamenti. Uno, la scommessa del PNRR. Se si dovesse guardare il PNRR così come oggi, questo è un mondo assente da quella discussione. C'è un'idea quantitativa dell'incremento della tecnologia e della digitalizzazione. C'è un'idea nel suo essere quantitativa molto acquisitiva di cosa c'è
finanziamo molto col PNRR l'acquisizione di tecnologie già esistenti, finanziamo troppo poco invece l'idea che bisogna ricercare e essere in qualche modo anche produttori, tema che riguarda noi ma riguarda complessivamente l'Europa. Da questo punto di vista è chiaro che se l'atteggiamento è un atteggiamento puramente acquisitivo, ce lo acquisiamo con tutti i bias di cui abbiamo parlato e con le discriminazioni già introdotte. Tema che riguarda il lavoro, pensiamo, come dire, alla relazione che c'è tra le piattaforme e la qualità di lavoro che si può determinare, anche la sua, come dire, insicurezza progressiva nella sua finzione di lavoro autonomo rispetto alle piattaforme, ma ovviamente altrettanto lo possiamo pensare rispetto alla condizione delle lavoratrici o delle donne in generale. Allora io credo che, come sempre abbiamo fatto da questo punto di vista, ci sono stati offerti come dire, molti spunti sul come non si può acquisire neanche un motore di ricerca a scatola chiusa, perché quel motore di ricerca porta in sé già tutti i condizionamenti, ci sia la necessità di provare a proporre che ci siano elementi di progettazione e non di pura acquisizione della tecnologia a scatola chiusa, che è in realtà l'altra faccia di uno slogan che anch'esso veniva richiamato, che noi abbiamo proposto da tempo, che è quello di contrattare l'algoritmo, cioè non dare mai per scontato che l'algoritmo arriva dal cielo ed è, come dire, neutro, immodificabile, fatto per il bene comune. In realtà gli algoritmi hanno sempre degli obiettivi, il problema è chi decide quegli obiettivi e come li realizza. E quindi c'è un tema, veniva già detto da Cinzia, che è contrattare l'algoritmo ai fini delle condizioni di lavoro, dei turni, delle forme di discriminazione sul lavoro, degli obiettivi della produzione, delle stesse modalità con cui si produce e si lavora, ma anche contrattare gli algoritmi in tutto ciò che poi rappresentano selezioni positive o negative nei confronti delle donne, che significano processi di esclusione o che significano processi di targetizzazione sociale che vanno contro i principi di libertà e di eguaglianza. Allora, credo che ciò che non va bene e che bisogna mettere in discussione è appunto un'acquisizione a critica della tecnologia e dei suoi modelli, sapendo che noi viviamo in uno spazio più fortunato che lo spazio europeo, uno spazio comunque più fortunato di altri spazi del mondo, non solo perché noi abbiamo le norme sulla privacy, che sono state un canale fondamentale per introdurre forme di difesa e forme di condizionamento, ma perché la stessa Europa sta discutendo di ulteriori regolamenti che permettono di introdurre la possibilità, come dire, quantomeno di esercitare una critica e poi di proporre modalità differenti alle grandi big tech o comunque alla presenza sul mercato. E in fondo potremmo dire che quei regolamenti ci copiano su uno slogan, perché appunto pongono la questione di poter accedere alla sorgente dell'algoritmo e quindi alle modalità con le quali è costruito. Allora io credo che questo spazio, che per nostra fortuna è meglio di altri paesi e mondi dove invece si dà per acquisita, come dire, un primato della tecnologia a prescindere, penso agli Stati Uniti, o dove si pensa a un utilizzo politico e totalitario della tecnologia, penso per esempio alla Cina, a tutto il tema del riconoscimento facciale come strumento di governo e di controllo della popolazione. Lo spazio europeo invece è uno spazio che, come dire, assume i principi dei diritti delle libertà e dei diritti collettivi, e credo che anche noi dobbiamo utilizzarlo anche rispetto ai progetti che ci sono. Ma se questo è il versante del PNRR, che guarda soprattutto agli effetti di trasferimento e di investimento da parte del sistema delle imprese o delle pubbliche amministrazioni, io credo che ci sia anche un tema che poi è forse quello più rilevante per la prospettiva, che è quello di ricerca e formazione. Noi non abbiamo solo un tema che è la presenza delle donne nelle materie e nelle discipline in cui oggi non c'è, abbiamo un tema più generale di povertà della ricerca,
anche di presenza femminile nella ricerca, ma abbiamo soprattutto un grande tema di ricerca pubblica. E abbiamo un tema drammatizzato, io mi permetterei di dire, da questi 2 anni di gestione della pandemia. Sono come dire, pubblici in queste ore i risultati di valutazione degli effetti di 2 anni, di 1 anno e mezzo di lockdown, ma in realtà di 2 anni scolastici travagliati dalla impossibilità della scuola in presenza. Però io devo dire che questo dice molto di un paese disattento ai processi di istruzione, di un paese disattento ai processi di emarginazione all'interno del sistema di istruzione, e agli effetti che in particolare il lockdown può aver avuto sulla dispersione femminile dall'istruzione, perché i processi di clausura sono processi che poi portano anche le giovani ragazze a dover tornare a ruoli di accudimento familiare invece che essere libere nello spazio dell'istruzione. Quindi da questo punto di vista io penso che ci sia un bisogno di attenzione alla formazione, che è un bisogno che si chiama formazione permanente. Cioè, quando noi diciamo c'è un bisogno di alfabetizzazione, c'è un bisogno di maggiore specializzazione, in realtà stiamo, quando ci veniva detto ci sono posti di lavoro che oggi non sappiamo neanche come saranno, perché sono figli degli effetti dell'innovazione tecnologica, questo ci dice però che il nostro sistema deve rapidamente evolvere rispetto a un modello di formazione permanente. Innanzitutto di formazione pubblica, ma ovviamente non è sufficiente la formazione pubblica. Io penso che, per esempio, il dare via a una stagione di transizione digitale, come viene definita da Next Generation Europe, e di transizione ambientale, debba passare per il fatto che ci sono processi di formazione generalizzati anche di chi è già al lavoro, non solo di chi al lavoro verrà, e che limitarsi, come dire, a un'idea di riqualificazione solo per chi perde il lavoro sia prodromico a determinare altre debolezze e insufficienze successive. E siccome ben sappiamo che la parte del lavoro femminile è quella, anche dal punto di vista dei tipologie contrattuali, quella più marginalizzata, spesso quella più temporanea, spesso quella più precaria, spesso quella più legata agli appalti, la dimensione di come si costruisce una formazione permanente che è legata alla transizione digitale, ma che è anche formazione di base, che è recupero dell'analfabetismo funzionale, dell'analfabetismo puro, io credo che sia una grande questione che deve far ripensare la ricerca e la formazione come 2 grandissimi progetti pubblici che si misurano con gli elementi di transizione. E nel misurarsi con questo si propongono, e qui di nuovo ci ricolleghiamo al tema spazio, tempi, le città a misura di chi sono, si misurano con 2 problemi che devono essere a monte, ex ante diremmo, parlando di progetti di investimenti. Il primo è: nulla di tutto questo avverrà, nulla avverrà neanche in termini di orientamento verso le discipline STEM, se non affrontiamo il tema che l'educazione alle differenze, la contrasto agli stereotipi e tutto ciò avvengono in origine dell'istruzione. Io credo che tutte le dimensioni che sono pensate come togliamo gli elementi di debolezza solo sulle discipline STEM, in realtà non si misurano con tutti gli effetti di discriminazione che derivano dal mondo stereotipato e che agirebbero comunque. Quindi da questo punto di vista la rimozione delle discriminazioni che sono all'origine, quelle per cui parliamo di 135 anni di tempo per arrivare all'uguaglianza, ha bisogno, come dire, di una scelta drastica che, come vediamo anche nel dibattito pubblico di queste ore, è una scelta molto difficile, perché poi si ha una grande paura, perché questo contrasterebbe tutte le logiche securitarie invece che le logiche di socializzazione, si ha una grande paura di parlare delle diversità e delle differenze, di dargli valore invece che elementi di paura e di contrasto. Però questo è sicuramente il primo elemento, che è connesso all'altro elemento, e che cioè è uscire dalla costruzione sociale attuale
per cui il mondo del lavoro, le città, tutto è progettato rispetto a un ipotetico generale maschile e dentro questo ipotetico generale maschile si disegna anche il luogo delle donne, che è il luogo della cura e possibilmente il luogo della cura nelle mura domestiche, in una dimensione, come dire, totalmente privata. Io credo che la pandemia ci abbia ulteriormente dimostrato, per qualcuno come dire, è stata una scoperta, per le donne sicuramente no, come in realtà la dimensione della cura non possa essere pensata unicamente nella dimensione della relazione individuale con i propri familiari, qualunque, come dire, dimensione di famiglia si abbia, ma con i propri figli, con i propri anziani, la dimensione della cura come puro accudimento. La cura è questione molto più complessa, non solo perché anche la cura e l'accudimento vanno condivisi, ma perché il grande tema che noi abbiamo è la cura del pianeta, la cura di come si progetta tecnologia, la cura di come si consuma, la cura del tempo che non è infinito, la cura delle risorse che non sono infinite e così via. E quindi una dimensione, un'acquisizione di questa parola, non come di un ambito che viene delegato, perché in realtà diventa la reclusione nella quale sono le donne, ma come una dimensione che deve far parte della progettazione degli spazi, della progettazione dei luoghi dove si vive e anche della programmazione del futuro, cosa che, come ben sappiamo, porta con sé il grande tema che poi sottende tutti quelli di cui abbiamo discusso: cos'è privato, cos'è pubblico, cosa è privatizzabile e cosa non è privatizzabile. E questo tema riguarda, come dire, gli asili nido, ma riguarda anche, per esempio, i dati, perché tutta questa costruzione che noi facciamo, che abbiamo come proposta, che riguarda progettazione, programmazione, capacità di innovare e di determinare cambiamento, ma di farlo in una dimensione sociale fatta di diritti, di libertà e di uguaglianza, ha bisogno di partire dal discutere le materie prime di chi sono e come sono disponibili. E le materie prime di tutto ciò, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di piattaforme social, di qualunque cosa parliamo, la materia prima di tutto ciò sono i dati. E i dati, se sono privatizzabili, continueranno a essere utilizzati nella dimensione dell'individualizzazione, del provare a determinare comportamenti dei singoli. Se sono invece dati pubblici e usati utilmente rispetto alle politiche pubbliche, possono invece fare quell'operazione di programmazione e progettazione che è assolutamente necessaria. Ci hanno detto le oratrici dell'ultimo panel esattamente come la tecnologia e i mezzi social, lo spazio della rete, è uno spazio che si è, come dire, progressivamente inquinato, se pensiamo che l'avevamo salutato come grande spazio di libertà e di democrazia in cui tutti potevano parlare allo stesso livello, è diventato uno spazio, come dire, inquinato, uno spazio pericoloso per le donne, anche uno spazio molto aggressivo. Nello stesso tempo ci hanno però detto che la tecnologia è anche lo strumento attraverso il quale possiamo poi intervenire per reprimere e prevenire quei comportamenti o per utilizzarli ai fini della formazione e della comprensione. Però di nuovo siamo al punto, cioè se è così, la tecnologia è progettabile e utilizzabile in una direzione o in un'altra, e come viene allenata, come viene costruita, a come gli si danno le finalità, è assolutamente essenziale. Diciamo che in questa mattinata, come dire, abbiamo fatto una corsa lungo molti degli aspetti che hanno qualificato l'affermazione di principio che appunto la tecnologia non è neutra, che la tecnologia però ci riguarda tutti e come dire, riguarda il cambiamento di un paese, il cambiamento del mondo, ma anche il cambiamento delle nostre relazioni abituali e delle nostre vite individuali, e credo che ci abbiano, come dire, contemporaneamente fornito anche tanti altri spazi successivi di lavoro e come dire, cognizione di una cosa che come sindacato sappiamo assolutamente molto bene, ma che è in questo momento ancor più vera che in altre stagioni:
il lavoro è al centro di quei cambiamenti. E in tutte le situazioni in cui invece il lavoro, il modo di lavorare, le caratteristiche del lavoro, i luoghi del lavoro, non li si rimette al centro, l'avvenire, come dice, diciamo così, non è particolarmente positivo. Lo vediamo sia dai luoghi, dagli spazi, sia dal tempo, sia dalle modalità, e chiudo su questa affermazione. Noi abbiamo tutti convissuto con le tecnologie, abbiamo scoperto che si può lavorare non necessariamente nei luoghi di lavoro tradizionali, ma in tanti altri, abbiamo parlato anche a sproposito lungamente di smart working, ebbene ne abbiamo parlato come l'attività che può essere fatta a domicilio e che non richiede congedi parentali, perché è noto che quando si sta a domicilio si può contemporaneamente curarsi degli affetti e delle altre attività. È il perfetto esempio dello stereotipo di svalorizzazione del lavoro femminile, della dimensione, come dire, di ruoli codificati ed immodificabili. E allora noi abbiamo invece, l'abbiamo visto discutendo delle città, il tema che il lavoro deve uscire dalle cucine, deve uscire dalle case. Fare il lavoro a distanza non vuol dire stare nei domicili, ma questo vuol dire ripigliarsi gli spazi dei tempi e della suddivisione del tempo, perché la tecnologia è anche invasiva del nostro tempo, e quindi tutte dimensioni che ci fanno affrontare la tecnologia come terreno che riguarda non solo specifiche attività, ma riguardano la nostra dimensione e quindi la nostra qualità della vita. Allo stato la possiamo in qualche modo definire, ironicamente ma non tanto come veniva detto, degenere, ma noi siamo assolutamente convinte che invece possiamo cambiarla, progettarla, programmarla perché sia strumento utile per tutte e tutti e non solo per una parte, anche perché come sempre le conquiste femminili sono quelle che non permettono solo a noi di vivere meglio, ma sono quelle che hanno cambiato positivamente il mondo per tutte e tutti. Ancora grazie e alla prossima. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie.